Io partirei. Ok, Sì, prego. allora io sono Claudia Paltrinieri, non so se sulla mia schermata si vede ancora Giulia Mariuzzo, che è il nome di mia figlia, che non riesco a sganciare dalla piattaforma di Microsoft. E insieme a me c'è Federica Buglioni. Federica Buglioni si presenterà meglio di come sono in grado di farlo io adesso. È una scrittrice, autrice di libri. Chiedo scusa, devo far entrare un attimo il mio cane, se no abbaglierà tutto il tempo. Ho un cane che è la mia ombra, se non sta vicino a me piange. Ecco. Dicevo che Federica Buglioni è un'autrice di libri per bambini, specializzata nell'educazione alimentare dei bambini, nella formazione degli insegnanti, per quello che riguarda le tematiche di educazione alimentare. Io sono Claudia Paltrinieri, sono la presidente di Food Insider, che è un'associazione che è nata formalmente quest'anno, ma esistiamo già dal 2015. Noi siamo conosciuti soprattutto, non so se qualcuno di voi ha sentito Food Insider o ha letto di Food Insider nei giornali, perché ogni anno pubblichiamo una rating dei menu scolastici, che è una classifica delle migliori mense, delle peggiori mense scolastiche in Italia. Nello specifico, quello che noi analizziamo è l'equilibrio del menu scolastico sulla base dei parametri dell'OMS, quindi sulla base di parametri istituzionali, e sulla base anche delle indicazioni dei CAM, che sono i criteri ambientali minimi che disciplinano le mense scolastiche e disciplinano in generale tutta la pubblica amministrazione. Quindi misuriamo quello che è l'impatto della mensa scolastica dal punto di vista della sostenibilità. Quello che facciamo noi quando presentiamo il nostro rating è farlo in una cornice istituzionale, ogni anno lo facciamo all'interno della sala stampa della Camera dei Deputati. E il risultato è che viene richiamato spesso da tutti gli organi di comunicazione, sia telegiornali locali, nazionali, giornali cartacei. E questo è il vero risultato del nostro lavoro, perché si crea un dibattito. Un dibattito a volte positivo, a volte conflittuale. Ci sono delle realtà come quella di Siena, per esempio, che non è emersa molto bene nella nostra classifica, a seguito della cui pubblicazione ci sono stati un po' di tensioni a livello istituzionale con i genitori, perché i genitori già da un po' di tempo rilevavano delle criticità che il Comune invece ha sempre un po' difeso, no? La qualità del servizio. Quindi si creano queste dialettiche che puntano poi a giocare un po' sulla reputazione dei comuni, e giocando sulla reputazione questo innesca un percorso di miglioramento generalmente del servizio. Noi lavoriamo con un team multidisciplinare, Federica Biglioni è una parte fondamentale del nostro team, presidente dell'Associazione Bambini in Cucina, ed è con lei che noi facciamo tutta l'attività di educazione e formazione con gli insegnanti e i bambini. Quello che noi facciamo come associazione, oltre all'indagine sui menu scolastici, è quello di fare comunicazione e divulgazione. Siamo stati chiamati anche dal governo Basco per un'audizione proprio qualche mese prima che dovevano decidere, disciplinare come riorganizzare la mensa scolastica, hanno voluto capire come erano i modelli migliori in Italia. Per cui noi quello che abbiamo fatto è stato quello di presentare le realtà più virtuose della nostra nazione, e il mese dopo sono usciti prendendo a modello alcune di queste realtà, che per esempio hanno richiesto che venissero ricostruite, reinserite all'interno delle scuole le cucine, e che le mense scolastiche si legassero alla produzione locale dei prodotti.
Abbiamo pubblicato, anche Federica Buglioni ha collaborato nella redazione del libro Mangiare a scuola, che è un po' una sintesi di tutto quello che noi abbiamo esplorato in questi anni di indagine, ed è un contributo a cui hanno collaborato tantissime persone che hanno professionalità diverse, ma che ciascuno dei quali ha un ruolo all'interno della mensa scolastica. Quindi ci sono insegnanti, psicologi, cuochi, membri del c'è anche Franco Berrino, Anna Villarini, anche un sindaco, il sindaco di Loro Ciuffenna, sempre che della provincia di Arezzo, che ha fatto delle cose molto interessanti. E poi lavoriamo nella formazione, nella consulenza. Abbiamo appena progettato un corso professionale all'interno dell'Università di Macerata e stiamo collaborando con School Food, con la Fondazione MPS all'interno di questo progetto educativo di School Food, ma anche un altro progetto che è partito da qualche mese che si chiama Sustainable Mense, e questo riguarda proprio la provincia di Siena. Hanno aderito a questo progetto, a questo bando, 14 comuni e noi stiamo revisionando tutti i loro menu, apportando delle modifiche e delle proposte e promuovendo tutta una serie di iniziative di formazione dei cuochi, degli insegnanti, delle commissioni mensa, per fare in modo che il cambiamento della qualità del servizio, sia, un frutto di una collaborazione comune. Perché quello che abbiamo visto nel tempo è proprio questo, che le realtà migliori sono tali perché c'è stata un'evoluzione culturale di tutta la comunità che ruota intorno alla mensa scolastica. Prendiamo per esempio Cremona, faccio un breve excursus di quello che noi facciamo. Cremona è una realtà nella top 10 da sempre, quest'anno è arrivata seconda, ma è stata per 3 anni consecutivi prima. E quando io mi sono trovata a controllare il menu scolastico per la prima volta di Cremona, perché quello che io faccio è controllare poi il punteggio, perché la classifica si basa su un punteggio che si crea sulla base di un questionario a punti. Io non credevo, pensavo di aver sbagliato perché era un punteggio talmente alto che non mi sembrava possibile che ci potesse essere una realtà così virtuosa. Allora cosa ho fatto? Che ho cercato subito il referente di questa realtà che si chiama Silvia Bardelli, che è la terza a sinistra, e mi ha raccontato come si è arrivati ad avere un menù così virtuoso. E il punto di partenza è stato nel 2007, quando sono state pubblicate le raccomandazioni del WCRF, che è questa agenzia internazionale che definisce le indicazioni per le raccomandazioni per una dieta anticancro. E lei si è posta il problema come responsabile che la dieta che veniva offerta a scuola fino a quel momento lì andasse totalmente in conflitto con quello che veniva raccomandato. E allora il punto di partenza è stato quello di coinvolgere gli insegnanti e i cuochi in un percorso di formazione comune che spiegasse qual era il punto focale di un'alimentazione sana. Quindi entrambi dovevano condividere la cultura di un'alimentazione corretta dal punto di vista degli ingredienti e dell'equilibrio della dieta. E poi da lì è partito tutto. Gli insegnanti, da parte loro, hanno accompagnato un cambiamento che è stato portato avanti dai cuochi che hanno introdotto dei nuovi alimenti, dei nuovi ingredienti progressivamente. E la dieta è cambiata. Hanno cominciato a mangiare cibo integrale, cereali integrali, ma anche il miglio, l'orzo, il farro. Le verdure sono state rese molto più appetibili e non è stato un passaggio indolore, perché Silvia Bardelli mi raccontava a un certo punto che ha rischiato anche di essere licenziata perché un assessore di una certa area politica contestava il fatto che nel menù ci fosse anche un couscous. Invece l'obiettivo era proprio quello di variare per insegnare ai bambini ad apprezzare anche qualità diverse di cereali.
perché proprio in questa fase di vita loro hanno la capacità di assimilare meglio e mantenere memoria di alcuni gusti e farli propri, se ovviamente questo passaggio viene accompagnato dagli insegnanti e dalla famiglia. Questo è un altro tasto dolente che voi conoscete meglio di me. Noi abbiamo cercato anche di monitorare l'evoluzione delle mense scolastiche. La mensa scolastica di Sesto Fiorentino, che magari qualcuno di voi conosce, che è gestita da Qualità e Servizi, nel 2015 era una pessima mensa, aveva un menù che non arrivava alla sufficienza, era pieno di cibi processati. Mi ricordo che c'era le vele di mare, il gelato di carne, che erano questi due, queste etichette che si dava in maniera accattivante per coprire poi quello che dietro erano questi piatti, erano piatti processati. Non c'era nessuna capacità di elaborare i piatti. Oggi la mensa di Sesto Fiorentino ha fatto un'evoluzione incredibile. L'anno scorso era dodicesima, quest'anno è entrata nella top 10 al settimo posto. E questo è frutto di un lavoro straordinario che ha fatto il nuovo direttore, che è Antonio Ciappi, che è quello con la maglietta scura. Un lavoro di formazione dei cuochi, di cultura aziendale, una rivoluzione sostenibile che ha coinvolto ogni singolo elemento di questa azienda, che adesso è talmente virtuosa questa realtà che il Comune di Firenze ha deciso di abbandonare l'esternalizzazione del servizio a società del mercato e a entrare all'interno di questa azienda municipalizzata che è Qualità e Servizi. Questo per dire come una realtà così di bassa qualità può evolvere se all'interno c'è una direzione virtuosa che riesce a coinvolgere tutti i soggetti all'interno dell'azienda. Il risultato è straordinario. Quello che verifichiamo è anche la sostenibilità della mensa, non soltanto l'equilibrio del pasto. Noi verifichiamo quanta plastica c'è nella mensa, se le diete sono equilibrate e spesso non lo sono, quanto cibo processato c'è, che è un indicatore del fatto che spesso non ci sono le cucine o ci sono delle cucine industriali dove la capacità di elaborare i piatti si è persa completamente. Ma veniamo anche a conoscenza di molte non conformità, spesso ci arrivano delle foto di piatti veramente imbarazzanti che sono offerti nelle mense scolastiche. Noi cerchiamo di dare evidenza di tutto questo affinché se ne discuta. Come dire, il nostro lavoro è quello di alzare un po' il coperchio da una pentola che bolle e spesso ci sono criticità di cui è bene essere tutti consapevoli. Abbiamo anche la forza di influenzare questi cambiamenti grazie a questa reputazione su cui noi giochiamo molto attraverso la comunicazione sui media. Per esempio, 2 anni fa Verona era in fondo alla classifica e questa cosa ha smosso alcuni consiglieri comunali dell'opposizione a mettere in discussione la qualità del menù scolastico che aveva su 20 pasti 15 giorni proposta di carne e il menù scolastico è stato riequilibrato secondo quelle che sono le indicazioni dell'OMS sul consumo di carne, perché spesso quello che noi analizziamo è che c'è una sovrabbondanza di carne nel pasto scolastico che poi va compensato anche va anche analizzato anche in base a quello che mangiano i bambini a casa, che è altrettanta carne. Quindi è bene che il pasto a scuola sia equilibrato. Quello che troviamo anche sono delle realtà, delle buone pratiche. Per esempio, nessuno parla mai delle diete. Eppure i bambini con le diete spesso sono quelli più discriminati perché hanno dei piatti sigillati in contenitori di plastica, spesso sono i piatti che vengono preparati prima la mattina, per cui questo piatto ristagna per ore e la plastica spesso rilascia anche delle sostanze. Invece a Sesto Fiorentino hanno scelto, proprio in una logica sostenibile, di prendere dei contenitori di diete lavabili, per cui il concetto di plastica si è perso totalmente. E queste sono delle pratiche che noi stiamo cercando di promuovere nei confronti di quei comuni che hanno partecipato a questo progetto Sostenibilmense. La mensa scolastica, finisco con un dato, ogni anno offre più di 400 milioni di pasti nell'arco dell'anno scolastico. Questo vuol dire che
il servizio di ristorazione scolastica ha un impatto molto importante sia sul territorio, sia su tutte le persone che ruotano intorno alla ristorazione scolastica, che sono i produttori, ma anche gli insegnanti, i cuochi, le aziende scolastiche, le aziende sanitarie, le famiglie e i bambini. Quindi quello che noi cerchiamo di fare è coinvolgere tutti gli attori che hanno linguaggi e interessi diversi in una visione comune. Cerchiamo di trovare un linguaggio comune per fare in modo che la mensa scolastica diventi un'opportunità di salute per i bambini, ma anche per il territorio. Vi faccio un esempio, che per me è un esempio straordinario, quello di un piccolo paese che si chiama Caggiano, in provincia di Salerno, dove il sindaco aveva un obiettivo che era quello di sviluppare la vocazione rurale del territorio. E allora cosa ha fatto? Ha utilizzato la mensa, ha chiesto ai genitori di produrre i prodotti del proprio orto e di veicolarli come fornitori della mensa scolastica. Per cui in parte ci sono i fornitori esterni, ma per alcuni prodotti come la passata di pomodoro, i pomodori, le verdure, i fagioli, le patate, i fornitori sono i genitori della mensa scolastica, che usufruiscono della mensa scolastica e loro pagano in funzione di quanto conferiscono alla mensa, ai magazzini. Per fare questo servizio, con il coinvolgimento dei genitori, è stata coinvolta l'università, è stata coinvolta l'azienda sanitaria. Adesso esistono dei laboratori che lavorano direttamente i prodotti locali conferiti dai genitori. E questo ha creato una comunità del cibo che a sua volta poi ha avviato nuove iniziative virtuose. Questo per dire che la mensa non è soltanto quel menù che noi vediamo offerto ai bambini a scuola, ma dietro c'è un mondo e intorno a quel mondo si possono creare delle politiche economiche, sociali e ambientali di grande impatto sul territorio. Ecco, io lascerei adesso la parola introduco soltanto il tema degli scarti che affronteremo poi nei vari moduli, perché uno degli aspetti critici della mensa scolastica è proprio lo scarto, e su questo poi affronteremo i nostri moduli di School Food. Claudia, non ti sento. Mi senti? Sì, vado. Non ho capito se volevi parlare degli No, scarti o se. volevo passare a te la parola, solo che sto cercando di uscire dalla condivisione, ma non riesco proprio a uscire dalla. Va bene. Non so se la regia può proprio tagliarmi in qualche maniera e togliermi. Sono tutti disattivati. Tutti disattivati. Allora facciamo così, guarda, per togliere tagliare la testa al toro, io ti lascio la parola. Sì, io comincio a Intanto io parlare. esco e rientro. Ok, Ok? va Va bene. bene. Allora, ciao a tutti, ringrazio Claudia per questa introduzione e per la mia presentazione. Come vi diceva, io mi occupo diciamo di educazione alimentare, poi io la chiamo in un altro modo, la chiamo alfabetizzazione alimentare, poi la vedremo perché. Sono un'autrice di libri per l'infanzia e mi occupo di formazione. E ho fondato tanti anni fa un'associazione che si chiama Bambini in Cucina, perché la mia impronta e il mio modo di lavorare si basa moltissimo sul laboratorio, quindi l'Associazione Bambini in Cucina fa tantissimi laboratori con i bambini, insomma un approccio un po' da artigiano, molto, molto pratico, molto concreto. Vi racconteremo oggi questi 10 moduli, che sono 5 moduli base e 5 di approfondimento, e vi faccio una breve introduzione per un po' sintonizzarci tutti insieme sull'approccio che vi propongo. Il nostro approccio si basa, per farvela semplice, su
5 punti. Allora, come abbiamo visto, Claudia ci parlava di mensa. Nell'esperienza del bambino, il cibo è quella cosa che si vede al momento del pasto. Questo significa che è soprattutto, diciamo, un oggetto commestibile. Quindi, da questa visione un po' ristretta e limitata dell'oggetto commestibile, noi vi proponiamo tutte delle attività per aiutare un po' ad allargare gli orizzonti. Avevo immaginato un ventaglio che ha bisogno di essere aperto. Noi sappiamo bene, infatti, che il cibo non è un oggetto commestibile, è un bene primario. È un bene primario come l'acqua, come l'aria. E in quanto bene primario non si limita a nutrire il corpo. È un nutrimento psichico anche, intorno al cibo ruotano le nostre relazioni, i nostri riti, ruota il mondo in cui funziona l'agricoltura e quindi l'economia del mondo. Mangiamo non solo per fame, mangiamo per stare insieme, per consolarci, insomma, il cibo ha tutto un ventaglio appunto di funzioni che noi lo sappiamo, ma per i bimbi non è chiaro, non è solo una cosa che serve con quella vecchia immagine dei mattoncini del corpo, no? Per dare il corpo non è un'automobile che ha bisogno di carburante per funzionare, perché se no potremmo tutti ingerire nutrienti con delle pastiglie e avremmo risolto. Quindi il primo punto del nostro approccio è quello proprio di passare dall'immagine dell'oggetto commestibile all'immagine del bene primario. Il secondo, quello che vi dicevo, che il cibo è un nutrimento fisico, ma è anche un nutrimento psichico, stando proprio sempre nell'immagine del cibo come oggetto commestibile, qualcosa è legato anche al tempo, cioè i bambini vedono l'alimento come la cosa che è lì, come un presente. Noi gli proporremo il cibo come un processo, una cosa che è legata al tempo. Il cibo che noi mangiamo era prima in cucina e prima magari era in un campo e poi diventa magari nutrimento, diventa scarto o rifiuto, no? Quindi il cibo è una cosa, è un processo, una cosa legata al tempo. Magari la mela che noi mangiamo prima era acerba, poi è matura e commestibile, poi magari è marcia. Ecco, quindi cominciare a estendere questa visione temporale del cibo. Sempre per i motivi che vi dicevo prima, il cibo è da una parte un bene naturale, nel senso che viene dalla natura, dall'altra parte, per come è strutturato l'essere umano, no? È anche un bene culturale, perché noi siamo corpo, ma siamo pensiero, siamo fantasia, immaginazione, emozione, siamo riti, siamo tutto quello che ci rende umani. E il cibo fa parte del nostro essere umano, quindi è un bene culturale anche. Infine, è questo. Tengo a dirlo, il cibo, e proverò a dimostrarvelo, è un materiale didattico, un materiale educativo straordinario, con delle potenzialità straordinarie ed è quindi una risorsa fantastica per l'insegnante. E vi faccio un esempio banalissimo. Pensate a un'arancia, no? L'arancia è sì un nutrimento, ha le vitamine, la possiamo spremere. Ma al contempo l'arancia è una sfera e se voi questa sfera la tagliate a metà in orizzontale, vediamo la simmetria radiale, se la tagliamo a metà in verticale, vediamo la simmetria bilaterale. Però poi quella stessa arancia la incontriamo nella primavera di Botticelli come simbolo mediceo e poi è la protagonista di un libro sul design di Bruno Munari. E potrei continuare, è l'alimento che ha, grazie proprio alla vitamina C, che ha risolto il problema dello scorbuto che uccideva migliaia e migliaia di marinai. E quindi è legata alla storia. Quindi
E potrei continuare, non vi voglio annoiare. Questo per dirvi che il cibo è un peccato davvero che sia solo in mensa o al momento del pasto, perché il cibo è una risorsa per voi come materiale didattico straordinario. E vedendolo in quella chiave, ecco che poi se il cibo è presente in classe come materiale educativo, come bene primario, ecco che poi quando il bambino lo incontra di nuovo in mensa, quell'alimento non è più solo quella cosa che devo mangiare, magari in fretta perché voglio andare fuori a giocare. Il cibo si costella di tutti questi simboli, di tutti questi significati, ed ecco che il pasto diventa un motivo, una cosa, un'esperienza interessante, un modo per stare lì, diventa un argomento di conversazione. Se voi pensate all'alimento nel piatto, proprio immaginate proprio l'immagine di un alimento nel piatto, ricorda un pochino l'immagine di un quadro con la cornice intorno. Ecco, quando il bambino è a tavola, ha davanti quell'immagine incorniciata, eppure quell'immagine non è mai oggetto di conversazione. Si tende a parlare ai bambini di cibo perché fa bene, perché fa male, mangia o non mangia, eccetera, ma non ci viene mai a mente di parlare di tutte le cose interessanti di cui si può parlare quando si ha il cibo davanti. Quindi, per non annoiarvi, questo è, diciamo, il cappello nel quale c'è qualcuno che sta parlando, ma avete gli audio disattivati. Devi attivare l'audio, se no non ti sento. Hai l'audio chiuso. Allora, chi vuole intervenire è libero di farlo, però deve aprire l'audio. Perché sennò io non sento nessuno. Ciao, io volevo fare un'osservazione a proposito dell'arancia. Per esempio, io l'ho usata per introdurre i numeri decimali e anche le frazioni. Penso che anche altre l'abbiano fatto come insegnante di matematica. Ecco, e tra l'altro, per esempio, poi vi racconterò di un progetto che abbiamo fatto in una scuola. Abbiamo anche creato una piccola biblioteca alimentare dove gli insegnanti lasciano informazioni sui lavori che hanno fatto con il cibo, per avere un archivio all'interno della scuola, perché sennò il bravo insegnante che fa una cosa di questo tipo, poi magari va via, si trasferisce da un'altra parte e alla scuola non restano risorse, no? Quindi creare una piccola biblioteca alimentare con le esperienze documentate è una risorsa poi a disposizione di tutta la scuola. Comunque, chiudo questa breve introduzione semplicemente con un'indicazione di metodo generale. Adesso io vi racconterò un pochino così, l'approccio dei vari moduli, le attività, eccetera. E vi racconterò un pochino anche il come faccio io, il come si fa o come si potrebbe fare. Al di là di tutto questo, il dato, cioè l'elemento importante che deve accomunare tutte le attività che proponiamo è il dialogo, la conversazione con i bambini. Questo perché i bambini come gruppo, da una parte, sanno un sacco di cose e lo vedremo già nella prima attività. Dall'altra parte hanno un sacco di pregiudizi, di false convinzioni e tutto questo è giusto che emerga ed è necessario che emerga per lo sviluppo di un pensiero condiviso. In questo non so se avete letto i libri di Lorenzoni, in questo Lorenzoni è maestro. Allora, veniamo alla prima delle attività che vi propongo, che si chiama Pizza Story, la storia della pizza, il vostro modulo 11. Adesso io non vi riracconto tutto quello che c'è scritto, che abbiamo scritto nel documento, perché vi rimando a quello, qualcuno di voi l'avrà già letto, qualcuno no, però lì dovreste trovare tutte le indicazioni che vi occorrono. E
E a questo aggiungo resta il fatto che Claudia e io siamo sempre contattabili per qualsiasi chiarimento dovesse servirvi. Come vi dicevo, questi primi due moduli ci servono per storicizzare. Quindi voi sapete bene che cosa si intende per linea del tempo. Facciamo una cosa di questo tipo, ovvero nel giorno in cui magari i bambini hanno, non so, la pizza immensa, oppure semplicemente portando una pizza in classe o semplicemente mostrando un'immagine di una pizza, proviamo a fare delle domande, a chiedere ai bambini: ma da dove viene questa pizza? Tanto per cominciare a introdurre l'idea che ha un passato, ha una storia. Qualcuno dirà che viene dal forno, qualcuno dirà che viene dalla cucina, qualcuno dirà che viene dalla pizzeria. E piano piano, proprio scambiandoci le idee, qualcuno comincerà a raccontare che lui o lei la pizza l'ha fatta con la mamma, con la nonna, col papà, con, no? E come l'hai fatta? Quindi il primo lavoro è quello di fare un passo indietro. E mentre facciamo questo passo indietro, proviamo a scomporre l'immagine. Quindi la pizza è un alimento commestibile, ma se noi, cioè un oggetto commestibile, ma se noi lo guardiamo bene, cominciamo a identificare dei colori diversi, delle cose diverse. E quindi si scompone e qualcuno riconoscerà che c'è il rosso del pomodoro, qualcuno vedrà il bianco della mozzarella. Qualcuno vedrà che dirà che sotto c'è una cosa beigiolina o marroncina che presumibilmente è il pane. Quindi insieme cominciamo a comporre anche come immagine in classe, usando, guarda, vi faccio vedere, no? Se noi usiamo un, non so, un cartoncino beige, adesso io ce l'ho piccolino qua, ma immaginatelo anche molto molto grande, eh? E poi gli mettiamo sopra un disco rosso ed è il nostro pomodoro. E poi gli mettiamo sopra dei pezzettini bianchi che possono essere la nostra mozzarella. Poi magari gli mettiamo sopra anche dei pezzettini verdi che sono le foglie di basilico. Facciamo questo primo lavoro di scomposizione. Dopodiché, appunto, sempre ragionando insieme, pensando insieme, ci spostiamo in cucina e capiamo che c'è il basilico. Cos'è il basilico? Qualcuno dirà è una pianta. C'è la mozzarella. Cos'è la mozzarella? Da dove viene? E lì si può aprire una strada infinita, no? Perché viene dal latte. Il latte da dove viene? Dalla mucca, ma viene solo dalla mucca, magari viene anche dalla capra. Toh, guarda, viene anche dalla mamma, no? Quindi, come piccolo aneddoto, no? Proprio su questo discorso del collegamento dei latticini con il latte, e quindi capire che la mucca fa il latte come fa la mia mamma, no? E quindi anch'io sono fatto di natura, anch'io ciucciavo il latte dalla mamma. A seconda della regione d'Italia dove si parla di queste cose, i bambini hanno dei comportamenti diversissimi. Mi è capitato in alcune zone rurali del sud che i bambini morivano di vergogna perché non avevano il coraggio di nominare il seno della mamma, no? E mi guardavano come se stessi facendo una lezione di pornografia in classe, no? Mentre capire questi collegamenti vuol dire capire che anch'io sono come il vitellino, no? Non è che la natura è là fuori e altro da me, anch'io sono un pezzo della natura e rispondo alle stesse leggi, alle stesse regole. Ho divagato, torniamo alla nostra pizza da smontare, no? Quindi abbiamo fatto questo primo passo, siamo arrivati in cucina, però cosa succede di interessante? Che se io faccio un passo ulteriore, vado indietro ancora un po', cosa scopro? Appunto che il basilico è una pianta che viene dalla natura. Il latte viene dalla mucca, che la mucca è un animale che si nutre di erba e anche lì c'è qualcosa che viene dalla natura. Il pane cos'è? È fatto col frumento, il frumento è una pianta e viene dalla natura, no? Il pomodoro lo stesso.
Quindi, facendo tutto il passo indietro, in ogni caso arrivo alla terra, arrivo alla natura. E quindi forse siamo dei mangiatori di natura. Quindi abbiamo fatto questi passi indietro. Il bambino ha scoperto che la pizza non è un oggetto commestibile, lui quando mangia la pizza mangia la natura. E la natura non è altro da me, è quello che sono io. Se vado troppo in fretta o troppo piano, mi conto su di voi se avete domande. Quindi passiamo al secondo modulo. Siamo sempre sulla pizza, la nostra linea del tempo ci ha portato indietro, adesso andiamo avanti, no? Cosa succede a quella pizza quando ce l'ho nel piatto? I bambini ci diranno la mangio, ma la mangi tutta? Se non la mangio tutta, avanza. Quindi abbiamo il mangiare e l'avanzare, che sono due strade. Perché mangio? La prima risposta sarà perché ho fame. Ma mangiamo sempre solo per fame? Se noi approfondiamo il dialogo, si scopre a poco a poco che i motivi per i quali mangiamo sono tanti. Posso mangiare per fame, posso mangiare perché una cosa è buona, quindi per il piacere. E sapete anche voi che i bambini di oggi mangiano più per piacere che per fame, perché con tutto quello che mangiano fra un pasto e l'altro difficilmente si siedono a tavola con appetito. Mangiamo per abitudine, a orari fissi. Mangiamo per dovere, perché i grandi ci dicono che dobbiamo mangiare. Mangiamo per curiosità, perché vogliamo assaggiare una cosa. Il mio amico c'ha un gelato di un colore che non ho mai visto, mi viene voglia di assaggiare. L'importante non è elencare tutti i motivi per i quali mangiamo, ma capire che le cose sono un po' più articolate. Ogni volta che si pensa e ogni volta che si dialoga insieme, che si condividono esperienze, tutto è un pochino più articolato. E come faccio a capire quando ho fame? Che messaggi mi manda il mio corpo? Come mi sento? E volendo approfondire ulteriormente, scopriamo anche che a volte il corpo ci dà degli strani messaggi, per cui a volte ho voglia di mangiare e ho voglia di mettere in bocca. Quanti bambini mangiano per ansia, per nervoso, no? E questo è un problema magari dei bambini in sovrappeso che mangiano per consolarsi, per riempire dei vuoti. E quali altre sensazioni mi dà il corpo? Che sensazioni mi dà il mio corpo quando io un alimento invece non lo voglio? Mi disgusta, mi dà la nausea, no? Mi viene il vomito. Accogliamo anche tutti i no. Perché aiutiamo i bambini ad imparare a leggere e a rispettare i segnali del proprio corpo. Perché un alimento quando comincio a mangiarlo mi sembra buonissimo, ma se continuo a mangiarlo e ne mangio tanto a un certo punto non mi sembra più buono, no? E questo è tutto un dialogo, una conversazione, una riflessione che possiamo fare insieme sull'esperienza del mangiare. Poi potete farlo come volete, nel senso che può essere solo un dialogo, possiamo scrivere le parole, e collezionarle su tutti i motivi per i quali mangiamo. Però poi c'è il cibo che avanza. Avanzare vuol dire tante cose, no? Cosa faccio io quando il cibo avanza? Allora, qualcuno lo butterà via, qualcuno lo metterà in frigorifero, qualcuno lo darà, di solito a casa è il papà che finisce tutto quello che avanza di tutti i bambini, no? È un po' l'anticamera del lavandino, è il papà di solito. Ma se noi lo buttiamo via, dov'è via? Perché questo via è un posto che non è chiarissimo, no? Sempre con l'idea di storicizzare, se vogliamo vedere la storia fino in fondo, vogliamo conoscere il finale della nostra storia, quel via dobbiamo ben scoprire dov'è. E i via possono essere tanti, può essere la spazzatura, può
Ma se quell'alimento era ancora buono, allora non è uno scarto, un rifiuto, magari è una risorsa. Se magari quel boccone di pizza al mio cagnolino piace, forse è ancora commestibile, no? Oppure magari quella pizza si può riscaldare, oppure magari c'è un ingrediente che qualcuno sa riciclare. E piano piano scopriamo quali sono i vari via possibili. E soprattutto diamo un nome alla fine della storia, perché uno dei problemi ecologici fondamentali oggi è che non conosciamo bene davvero il finale di questa storia, anche noi adulti, ed è forse il caso almeno di porsi la domanda. Quindi questa è la conclusione dei nostri primi due moduli legati proprio a quello che vi dicevo, trasformare il cibo da un fatto che è nel presente a un processo che fa parte di una storia, che ha un prima e un dopo. Sempre sul tempo, parliamo nei due moduli successivi dedicati alle trasformazioni. Aspettate che qualcuno ha domande o ha interventi, cose che vuole dire o fare? Aggiungere? Vado avanti. No, io volevo socializzare una cosa, se era Ascolto. possibile. Certo. Mi sono un po' rivista in tutto quello che ho sentito in questo modulo. E io insegno in una scuola primaria a Sovicille, uno dei comuni che nella provincia di Siena al momento ha il costo della mensa più alto. E c'è una commissione mensa, c'è tanto interesse anche da parte dei genitori, però c'è uno scarto, c'è un avanzo di cibo incredibile. Quindi qualcosa non va e nessuno riesce a capire cosa, insomma, non riusciamo ad aggiustare questa cosa, questa situazione. L'anno scorso, però, questi ragazzi consumavano il pasto in grande capannone, una struttura che era stata fatta d'emergenza, e in questa grande stanza, diciamo, questo stanzone, eravamo quasi in 200. Quindi potete immaginare la confusione, eravamo anche abbastanza stretti, diciamo, non si stava bene. Ecco, c'era una consumazione del pasto abbastanza stressante. L'anno scorso invece, col discorso delle restrizioni, abbiamo consumato il pasto in classe. Ogni classe, ogni bambino ha il proprio banchetto che veniva sanificato con il proprio vassoietto e tutto. E c'è stato un miglioramento proprio della gestione della mensa, ma anche della consumazione del pasto, in un clima più sereno. Questo parlare che effettivamente mi torna tutto il discorso, parlavamo del cibo preferito, delle esperienze a tavola, a casa, e i piatti si svuotavano, contrariamente a prima, invece, dove tutto veniva lasciato, cioè piatti anche molto buoni, non riuscivamo a capire come mai, cosa cucinano queste mamme che invece qui i ragazzi non trovano. Invece, mi torna questo discorso dell'intimità, del parlare e della serenità nel consumare il pasto. E quindi questo secondo me è un punto sul quale lavorare tantissimo, mi si sta aprendo, cioè molte cose mi si stanno chiarendo, ecco, su Se questa. posso aggiungere su questo tema, qualche anno fa una docente universitaria di pedagogia mi raccontò che avevano fatto proprio un esperimento sul pasto in classe, nel senso che avevano fatto una riflessione con i bambini a capire che cosa dava loro noia del pasto in mensa. Ed era uscito proprio questo fatto del caos, della fretta, eccetera, eccetera. Avevamo fatto una sperimentazione sul pasto in classe, no? Fatto il pasto in classe, qualcuno aveva anche detto che voleva un po' di musica in sottofondo, insomma, e questa cosa aveva cambiato tutto. E allora i docenti cosa avevano detto? Ah, va bene, allora la risposta è il pasto in classe. E
e in altre classi avevano imposto dall'alto di default il pasto in classe così. E in quelle altre classi però le cose non erano cambiate così tanto. Questo per dire che fare qualsiasi progetto sull'alimentazione che si faccia con i bambini funziona davvero se il bambino è coinvolto nella parte decisionale, nel pensiero, perché è un progetto dal basso che nasce come, come diceva Claudia, come punto d'arrivo di un percorso culturale, di un percorso di pensiero che si fa, no? Mentre qualsiasi, progetto geniale imposto dall'alto e basso, mo ti becchi questo, non Sì. funziona allo stesso modo, no? Quindi alla base c'è proprio un lavoro Un condiviso. coinvolgimento Di anche. coinvolgimento e di decisione e di ascolto da parte dell'adulto al sentire del bambino. Posso aggiungere una cosa? Che conta moltissimo anche la capacità dell'insegnante di entrare in empatia con i ragazzi intorno anche alla qualità del cibo. Io non dimenticherò mai quell'insegnante che quando andavamo in mensa e mi disse: guardi, dobbiamo proprio toglierli questi i legumi perché i bambini non li mangiano. Quando poi torniamo in classe devo aprire le finestre perché fanno delle gran puzzette. Allora, quello che emergeva era che questa insegnante a lei non piacevano i legumi e come non piacevano a lei non dovevano piacere neanche ai bambini. E quella, nel nostro monitoraggio era l'unica classe che aveva uno scarto all'80% dei legumi. Quindi il pregiudizio di un insegnante, la sua capacità poi di passare un messaggio positivo o negativo è determinante nel consumo. Questo lo vediamo quando noi, per esempio, passiamo nei refettori e vediamo ci sono classi che mangiano tutto, ma proprio tutto, altri che mangiano quasi tutto e altri che rifiutano moltissimo del cibo. E l'approccio dell'insegnante nell'accompagnare il consumo, nel creare anche una relazione tra il cibo che mangiano, no? Quello che diceva Marinella prima, parlare del cibo in classe è un'apertura mentale incredibile, è incuriosire, è riuscire a creare un legame fra quel cibo e tutto quello che c'è dietro, come diceva Federica. Quindi non è un cibo freddo, sconosciuto, è un cibo che ha già insito un valore che è una conoscenza. Ecco, mi fermo qui. Va bene, poi vedrete, adesso io vi racconto due moduli, 13 e il 14, ma nel documento poi li troverete doppi, perché ci sono le mie proposte che sono più per le classi che non hanno il servizio mensa, che non mangiano in mensa, e poi ci sono le proposte di Claudia che sono quelle più legate alla mensa. Quindi, che lei vi spiegherà in seguito. Quindi, di fatto, i prossimi moduli sono quattro, non sono due, e con le due opzioni, con e senza mensa. Quindi, abbiamo parlato del tempo, della storicizzazione, eccetera, e ancora sul tempo ci soffermiamo un attimo in questi due moduli che sono dedicati alle trasformazioni. Alle trasformazioni, come vi anticipavo prima, in funzione della commestibilità dell'alimento. Abbiamo visto il prima e il dopo il pasto, adesso guardiamo il prima e il dopo, la finestra di commestibilità. Cosa significa? Che, come vi facevo l'esempio della mela, la mela prima è acerba e non è commestibile, poi è matura e commestibile, poi magari è alterata, è marcita, eccetera, e non lo è più. Quindi, non è che un alimento è sempre commestibile, è commestibile in un momento della sua storia. E essendo il cibo materiale vivo, materiale biologico, è soggetto a delle trasformazioni. Abbiamo le trasformazioni che si vedono, come l'esempio della mela, e abbiamo le trasformazioni che non si vedono, come quelle delle alterazioni del cibo.
che generano poi intossicazioni alimentari, che generano infezioni, avvelenamenti e tutto questo. Quindi con i bambini ci muoveremo sul tema delle trasformazioni, sia quelle che si vedono, sia quelle che non si vedono. Nel documento troverete dei dettagli, delle informazioni proprio su questi aspetti, sulla differenza fra intossicazione alimentare, infezione alimentare. Quindi se avete bisogno di qualche indicazione in più, lì lo trovate e non sto a raccontarvelo adesso. Vi descrivo brevemente le attività, perché detta così, quella delle trasformazioni è un po' noiosetta, no? Quindi per renderla divertente, mostreremo delle immagini, le trovate negli allegati, delle immagini di alimenti, e racconteremo che il cibo vegetale, parla una lingua. Qual è questa lingua? La lingua dei colori. Allora, per esempio, come si dice maturo in bananese? In bananese maturo, lo sapete anche voi, si dice giallo, no? E in fragolese come si dice maturo? Si dice rosso. Non ti sento, devi aprire il microfono. Vedo che parli, ma non, se non apri il microfono non ti sento. Non ti sentiamo, devi aprire il microfono. Magari la regia mi può aiutare. Che Sì, credo che passa? stesse solo parlando al telefono in realtà. Ah, ok. Ah, ok. Scusa. Quindi voi vi troverete negli allegati tutta una serie di immagini, no? Per giocare su questo tema della lingua dei colori. Perché è importante la lingua dei colori? È importante perché ci possiamo interrogare sul perché noi la capiamo questa lingua dei colori. E in natura c'è sempre un perché. Noi capiamo la lingua dei colori perché le piante hanno bisogno di comunicare con noi. Perché? Perché noi siamo quella che in biologia si chiama animale vettore. Allora, qualsiasi pianta che noi usiamo nell'alimentazione, la coltiviamo. Quindi permettiamo a questa pianta di diffondersi nel mondo. Siamo l'animale vettore, siamo l'animale che diffonde questa pianta nel mondo. Così come, non so, il merlo che mangia la ciliegia, poi porta il seme della ciliegia più in là e quindi questo seme può germogliare e diffondere la pianta del ciliegio in giro per il mondo, lo stesso facciamo noi, no? Quindi voi sapete che, non so, il frumento è una pianta originaria della mezzaluna fertile e adesso nel frumento si pianta in tutto il mondo. Lo stesso il mais originario del Sud America, il pomodoro. Noi siamo stati gli animali vettori di queste piante ed è per questo che capiamo il loro linguaggio, la lingua dei colori. L'altro, e questo riguarda quelle trasformazioni che noi vediamo. Poi ci sono le trasformazioni che non vediamo. Allora, per le trasformazioni che non vediamo, la proposta è di un'attività di osservazione. Si usano dei barattoli, tipo i barattoli della marmellata. Immaginate che questo barattolo diventerà un hotel che chiameremo Grand Hotel Muffa, perché alleveremo delle muffe. Chi ha paura di tutte le cose pericolose, eccetera, può pensare che il barattolo verrà chiuso, quindi come un acquario chiuso. In realtà di barattoli ce ne serviranno due. E ci servirà qualche piccolo scarto alimentare, un pezzettino di pane, un pezzetto di formaggio, un pezzetto di buccia di frutta, quello che volete voi, no? Tanto da riempire il fondo, tanto così. Nel primo barattolo metteremo questi scarti alimentari e lo farà un bambino dopo essersi accuratamente lavato le mani. Nel secondo barattolo questi pezzettini ce li passeremo tra le mani prima, meglio ancora se con le mani sporche. Chissà, magari uno lo appoggia anche sotto la scarpa. Noi non vedremo
fisicamente i microbi, questi alimenti sembreranno identici. Dopo chiudiamo i due barattoli e li lasciamo lì a temperatura ambiente. Quello che vedremo col passare dei giorni, nell'arco di 10-15 giorni, sarà che l'alimento trattato con le mani pulitissime forse non svilupperà nessuna muffa o ne svilupperà pochissime, mentre gli alimenti che abbiamo toccato, maneggiamo, svilupperanno una bella foresta di muffe. Questo ci permette di capire che ci sono tante cose piccolissime, c'erano tante cose piccolissime su quegli alimenti che noi non abbiamo visto e che ne hanno determinato la trasformazione. Volendo fare un approfondimento, sarà anche interessante queste muffe, oltre che osservarle magari con una lente di ingrandimento per vedere bene come è fatta, se noi le solleveremo poi con una pinzetta, ci accorgeremo che queste muffe che sembrano piante, no? Di fatto non hanno radici, Quindi non sono piante, appartengono al mondo dei funghi e lì vi potete sbizzarrire sull'esplorazione del mondo dei funghi. Quindi l'alimentazione, le nostre abitudini alimentari devono tenere conto sia di quello che si vede, sia di quello che non si vede. E diciamo, le leggi sull'alimentazione ci vengono in aiuto come con le date di scadenza. Le date di scadenza che ci dicono qual è la finestra di commestibilità di un alimento. E troverete anche degli esempi, li potete far raccogliere ai bambini degli esempi di etichette dove su alcuni alimenti c'è scritto consumare entro e su altri consumare preferibilmente entro. E queste due indicazioni hanno significati diversi. Uno vuol dire oltre quella data te proprio non te lo puoi mangiare e l'altro significa a seconda di come l'hai conservato, delle condizioni in cui si trova, sarà più o meno commestibile. Il modulo successivo, che si chiama Allungare la vita, tiene conto proprio di questo. Abbiamo visto che il cibo si modifica, ma come sappiamo tutti, la natura è molto generosa in dei momenti dell'anno e non lo è affatto in altri. Quindi noi umani ci siamo inventati dei sistemi per allargare questa finestra di commestibilità. Come l'abbiamo fatto? Tornando al nostro esempio dell'hotel Muffa, abbiamo visto che ci sono delle condizioni che facilitano lo sviluppo delle muffe, no? Per esempio, una di queste condizioni è l'umidità, la presenza di acqua. Se noi nel nostro barattolo avessimo messo solo degli alimenti secchi, non avremmo visto lo sviluppo delle muffe. Se noi gli alimenti li teniamo in frigorifero, di muffe se ne sviluppano meno che a temperatura ambiente. Ci sono tutta una serie di elementi che sono l'aria, l'umidità, la temperatura, che facilitano o ostacolano lo sviluppo di quello che noi non vediamo e anche di quello che vediamo, perché un alimento, una mela tenuta in frigo dura di più. Con i bambini possiamo andare a raccogliere o immagini o alimenti veri e propri o parlare dei loro ricordi, no? Di quello che gli viene in mente, su come noi allarghiamo la finestra di commestibilità. A qualcuno verrà in mente, per esempio, di avere un frigorifero in casa. E cosa ci tieni in frigorifero? E che cosa invece tieni fuori dal frigorifero? Per cominciare a ragionare proprio su come noi allunghiamo la vita degli alimenti. Nel documento del modulo vi propongo uno schemino che possiamo proprio scrivere alla lavagna, no? Perché possiamo andare a mettere dentro, a compilare, a mettere nella casella giusta i vari alimenti, no? In questo schemino troverete, se lo voglio far durare, lo posso, e abbiamo le varie opzioni, lo posso raffreddare. Lo posso riscaldare invece, le cotture che allungano la vita, lo posso disidratare, lo posso soffocare, il sottovuoto che toglie l'aria, lo posso mettere in una sostanza che ferma l'azione dei batteri, quindi sott'olio, sott'aceto, e così via. E in questo modo
a seconda degli alimenti che vengono in mente, saranno i bambini stessi a dirci qual è il sistema che abbiamo usato per conservarlo. Sappiamo anche noi che la carne deperisce in fretta, meno in fretta deperisce il salame. Perché si chiama salame? Perché c'è il sale. Allora, il sale a cosa serve? No? Sappiamo tutti che abbiamo cominciato a usarlo non per dare sapore, ma proprio per far durare gli alimenti. Quindi quello che vi trovate è proprio questo giocare con gli alimenti, ma non andare a cercare alimenti strani, gli alimenti di tutti i giorni proprio, e aiutare i bambini a pescare con la memoria nelle esperienze domestiche, proprio per capire come questi alimenti sono frutto di un processo, una storia e anche di una sapienza, di una competenza umana, no? La marmellata, per esempio, che tutti conoscono, è un buon sistema perché sappiamo anche noi che un albero di pesche fa le pesche per qualche settimana, no? Quindi c'è il momento in cui abbiamo tantissime, troppissime pesche e il momento in cui poi di colpo non ne abbiamo più, no? La seconda attività è un'attività estremamente giocosa e molto divertente, davvero molto divertente, che è quella del fare il burro in classe, in gruppo. Come si fa? Si prende della panna fresca, più fredda è meglio è, e si mette in un barattolo che possiamo chiudere con un coperchio. Quindi può essere, se avete paura che caschi, un barattolo di materiale plastico, io uso uno di questi così per conservare gli alimenti, se no va benissimo il barattolo, quello della passata che è alto, e si riempie per metà di panna fresca. Dopodiché ci si mette in cerchio e si agita come dei forsennati, meglio se tutti gli altri fanno il tifo mentre uno agita, no? Questo è un lavoro, e io su questo ho già insistito, sul valore del gruppo, sull'importanza dell'essere insieme, di pensare insieme, eccetera. Questo è un lavoro che uno da solo non può fare perché è troppo faticoso, non ce la fa, serve la forza del gruppo. E allora ogni volta che io sono stanco di agitare, passo al mio compagno, passo al mio compagno, passo al mio compagno. A furia di battere, dalla panna otteniamo la panna montata. E lì, sul linguaggio possiamo fare una bella riflessione su cosa significa montare. Montare vuol dire come montare a cavallo, vuol dire salire, ma vuol dire aumentare di quantità o vuol dire altro? E poco a poco i bambini ragionando insieme capiranno che è un salire, un aumentare di volume, ma non di quantità, perché quello che fa montare la panna è l'aria, è semplicemente l'aria, sono bollicine d'aria come le bolle di sapone. E quindi otterranno prima la panna montata, che non è buona come la panna montata, non ha lo stesso sapore della panna montata, quella del gelato, perché non c'è lo zucchero, è solo panna. Ma la possono assaggiare mettendoci un dito dentro, compatibilmente con tutte le regole che vorrete darvi. Ma se noi quel barattolo poi lo richiudiamo e agitiamo ancora, sempre in gruppo e sempre come dei forsennati, ci sarà un'altra trasformazione, cioè la parte acquosa, il siero, si dividerà dalla parte grassa. In questo modo, se noi poi tutta questa massa la buttiamo nell'acqua gelata, nell'acqua molto fredda, questo perché il burro non si scioglie ovviamente, e la raccogliamo e lo strizziamo un po' come quando strizziamo una palla di neve, abbiamo fatto il burro. Ora, un conto è raccontarlo, un conto è farlo davvero. Chi fa questa cosa? Ci vogliono, guardate, 10 minuti, esagerando un quarto d'ora. Se lo ricorda per sempre. E soprattutto si capiscono infinite cose. Allora sì che capisco che la panna ha una componente grassa e una componente acquosa, lo vedo, no? Poi lo posso assaggiare, mi posso fare pane burro e marmellata, pane burro e acciughe, quello che volete, no? E capisco che questo è un sistema inventato per conservare la panna, che è la parte più ricca del latte, perché il latte in 3 giorni è andato, anche se lo tengo in frigorifero, no? Mentre il burro lo posso conservare più a lungo. E quindi ho, sempre sul nostro discorso del tempo, gli ho allungato la vita.
l'ultimo modulo di cui vi parlo adesso, quindi adesso chiudiamo tutto questo lungo capitolo sul tempo e vi racconto il primo modulo, dopo stacco e dopo forse tocca, l'orario, dopo forse tocca a Claudia, sì, prima della pausa, e apriamo un capitolo completamente nuovo, cioè quello della natura. Il nostro modulo, aspettate che lo prendo, eccolo qua, il nostro modulo 15 si chiama Naturalisti a tavola. Ora, vi ricordate l'inizio del lockdown, quello che è stato per tutti noi, lo shock di questa cosa, no? Quando sembrava che il mondo si fosse fermato, quando c'erano bambini che chiedevano ai genitori se per caso erano morti tutti, quando veramente quello shock, e poi l'arrivo della primavera, quando abbiamo cominciato a capire che le piante rifiorivano, che questo fermo totale era solo un fermo per noi umani, ma la natura era lì e continuava. E che sollievo è stato per molti di noi vedere queste prime fioriture. In quel momento la natura ha avuto un effetto, una funzione di consolazione immensa. Riportando a questo, all'importanza della natura, noi sappiamo, o almeno se proviamo a guardarla in quell'ottica, sappiamo che il cibo, la frutta, la verdura, è un elemento naturale che viene dalla natura e che viene in casa nostra tutti i giorni. È il nostro ponte con la natura. Perché? Perché noi mangiamo foglie, se noi beviamo un caffè stiamo bevendo un seme, perché il caffè è un seme. Quando noi mangiamo la pasta viene dal frumento, mangiamo semi. Se mangiamo gli gnocchi stiamo mangiando patate, che sono tuberi, quindi la gran parte di quello che noi mangiamo è natura. Siamo dei mangiatori, principalmente dei mangiatori di semi, poi siamo mangiatori di foglie, di fusti, di radici e così via. Proviamo a, voi lo sapete meglio di me, che i bambini sono dei piccoli scienziati, no? Gli piace osservare, sono interessati alla natura. Quindi puntiamo sul piccolo scienziato che è in ogni bambino per guardare il cibo con gli occhi del naturalista, in particolare del botanico. Cominciamo quindi, dopo aver riflettuto sulla funzione di ponte naturale che è il cibo, immaginare, provare anche a disegnare insieme alla lavagna o su carta, una pianta di fantasia. L'importante è che si riconosca che la pianta ha un sopra e un sotto, perché noi tendiamo a considerare solo quello che succede a livello del terreno in su, mentre c'è tutto un sotto. E se qualcuno di voi è capitato di leggere o di ascoltare Stefano Mancuso, sapete quante scoperte si stanno facendo su quello che succede sottoterra, sulla funzione degli apparati radicali delle piante, che non si limitano a fare da cannucce a tirare su alimenti, ma che comunicano sottoterra, si scambiano informazioni, si aiutano a vicenda addirittura, no? Quindi immaginiamo questa pianta che noi disegniamo, che ha un apparato radicale sotto, che ha un fusto, che ha le foglie, che ha i fiori, che ha i semi. Dopodiché possiamo cominciare a pensare a una serie di alimenti e a capire prima se cresce sopra o se cresce sotto, sottoterra. Dopodiché a quale parte della pianta corrisponde. Nel documento troverete tutta una serie di alimenti vegetali e i bambini potranno giocare a dire quale parte della pianta è. Quindi da quelli più ovvi, che il basilico è la foglia, a quelli un pochino più difficili, perché il pomodoro è un frutto, e allora frutto e frutta sono due parole molto simili ma di fatto molto diverse, fino a scoprire delle cose
magari che sorprendono anche noi adulti, per esempio che le arachidi, le noccioline americane, sono dei legumi, ma crescono sottoterra, pur essendo dei semi, no? Oppure, non lo so, che il finocchio, che molti immaginano come un bulbo, di fatto è una foglia modificata. Oppure che il carciofo, le parti esterne non sono petali, ma sono le brattee, che è una cosa diversa, che in realtà il fiore del carciofo, il carciofo è un capolino, quindi i fiori sono tanti minuscoli in mezzo. E quindi creiamo questo ponte mentale che permette al bambino di capire che mangia la natura, che quella cosa viene dalla natura, che quell'alimento non è un oggetto commestibile, ma è la parte di una pianta e magari è un fiore, un frutto, è una foglia, un fusto e così via. E quindi appunto trovate questo schema che potete facilmente compilare, mentre adesso io mi fermo qua. Lascio la parola a Claudia per l'approfondimento di quei due moduli sulla mensa di cui vi ho parlato prima. Quindi abbiamo ancora questo capitolo qui, dopo facciamo una breve pausa e poi riprendiamo con gli altri moduli. Se qualcuno ha domande o cose che vuole dire. No, allora Claudia, scusa, vai tu. Ecco, provo a riprendere la presentazione. La vedete? Mi rispondi tu, magari, Federica? Sì, la La vediamo. vedo, la Ah, vedo. perfetto, perfetto. Ma cominciamo ad affrontare il tema degli scarti prima di entrare nel merito dei due moduli di cui anticipava Federica. Allora, gli scarti in mensa sono un problema e le cause sono diverse. Ma ci sono anche diverse soluzioni. Noi non prenderemo in considerazione tutti gli aspetti, diamo una visione, un pochino, una panoramica di quello che è il contesto in cui ci troviamo ad affrontare il tema degli scarti. La soluzione, su cui cerchiamo di lavorare è quella della conoscenza e della consapevolezza. Ecco, consapevolezza scritto male. Allora, i primi dati sono dei numeri che probabilmente avete anche già sentito. La FAO dichiara che un terzo del cibo nel mondo che viene prodotto viene sprecato. E questo fronte al fatto che ci sono 821 milioni di persone che nel mondo soffrono la fame. Se si recuperasse anche solo un quarto del cibo sprecato, si potrebbe sfamare 870 milioni di persone affamate. Quindi questi numeri un po' ci passano sopra, però ci dà un po' la dimensione del problema. Vi faccio vedere un piccolo estratto di questo video che è fatto da un giornalista, un comico giornalista australiano che ha affrontato il tema degli scarti e degli avanzi in Australia. Non so perché mi parte da sola. Lui ha fatto un intervento al di fuori di un supermercato dove avvicinava i vari clienti e gli svuotava il carrello per un terzo, dicendo: questo terzo tanto voi lo buttate via, quindi tanto vale che lo prendo io. E poi li portava davanti a questo camioncino a fargli vedere quanto un australiano butta via nell'arco di una giornata, di un anno. Ve lo faccio vedere perché è interessante la reazione di questa signora. Ecco, quello che è interessante è vedere come la gente si sciocca, perché i numeri passano, no? Nella nostra testa, abbiamo delle dimensioni, numeri mostruose, però fin tanto che noi non visualizziamo la quantità di scarto, non ci rendiamo conto, non ci scandalizziamo. E questa signora dice: mi fa vergognare, sono veramente scioccata. Allora bisogna partire da lì, dalla consapevolezza, e la consapevolezza non passa dai numeri, ma passa prima di tutto dalla consapevolezza, dalla visione, no, di tutti gli scarti, dalla somma degli scarti che i bambini producono a scuola ogni giorno, che, senza dare ovviamente la colpa a loro, però anche soltanto riuscire a
quantificare gli scarti in mensa è un primo passaggio. Sempre per guardare in una dimensione mondiale, se noi sommassimo tutti gli scarti prodotti ogni anno, la dimensione degli scarti sarebbe pari a una nazione, che a livello mondiale sarebbe come dimensione al terzo posto. Anche questo ci dà un po' l'idea, no? della quantità. Ma perché è importante che noi affrontiamo questo tema degli scarti? Uno, ovviamente per aspetto economico, d'altra parte anche perché gli scarti, gli avanzi sono la causa dell'8% dell'emissione di gas serra. Quindi è un problema che ha un impatto sul climate change. Riprendo quella schermata di cui avevo accennato prima, che fa riferimento a un progetto che si chiama Reduce, un progetto ministeriale che ha puntato a quantificare gli scarti in mensa. E si è visto che su 534 grammi di cibo servito in mensa, 120 sono avanzi e sprechi. Allora, avanzi sono quelli che rimangono nella teglia, quindi sono potenzialmente ancora edibili, mentre gli sprechi sono quelli che rimangono sul tavolo dei bambini. E il 21% corrispondono al primo piatto, il 27% a un secondo piatto, ma la maglia rosa ce l'hanno ai contorni, quindi tipicamente le verdure. Immagino che questo per voi insegnanti sia abbastanza chiaro. Quello quindi che avanza in mensa tipicamente è una media di un terzo del cibo offerto. La percezione dei genitori, questo in base anche alle nostre indagini e ai nostri sondaggi, è che meno della metà del pasto, il 32% dei bambini secondo i genitori consuma meno della metà del pasto, il 46% circa la metà del pasto, e che chi mangia tutto il pasto è veramente meno di un quarto. Quindi il problema nella percezione dei genitori c'è, ed è assimilabile anche al costo che un genitore affronta in relazione al servizio di ristorazione. Ma se guardiamo ai problemi a monte, c'è sicuramente un problema di educazione, perché spesso i bambini si trovano a mangiare degli alimenti che a casa non mangiano. Un altro problema importante sono le merende. A volte la qualità delle materie prime, oppure i menù che offrono dei piatti che non sono particolarmente graditi, oppure i cuochi non sono competenti nell'elaborare dei piatti appetibili. Ma anche le porzioni. Si vede spesso che le porzioni che vengono offerte ai bambini sono una media fra i bambini di prima elementare e di quinta. Fermo un attimo perché non so come mai mi scatta sempre. Questo, il tema delle porzioni, è un tema importante, perché io mi sono resa conto che quando mia figlia dalla materna è passata al... Ho interrotto la condivisione, vero? Ci picchia. Sì. È passata alle elementari, si è visto che... Ok, ora va bene. Okay, la guardo così perché sennò mi scappa. Alla materna davano due bastoncini di pesce, in prima elementare ne davano quattro, ma la metà della classe continuava a mangiarne due. E quindi lo scarto dei bastoncini era altissimo. E questo è un problema che secondo me va affrontato e discusso fra i genitori, il comune, l'azienda sanitaria e il fornitore, perché spesso le porzioni non sono adeguate all'età dei bambini. Un altro problema sono le stoviglie. Quest'anno si è visto, sono aumentati tantissimo gli scarti perché le stoviglie usa e getta compostabili sono aumentate nelle mense scolastiche, nei refettori, ma anche là dove si è mangiato in classe. E non c'è ancora uno studio scientifico che lo
confermi, però è evidente che laddove le stoviglie sono quelle che si usano anche a casa, quindi le stoviglie lavabili, il consumo del pasto migliori. Laddove invece le stoviglie sono usa e getta di plastica o compostabili, c'è un maggiore scarto. Così come un maggiore scarto, l'abbiamo visto, ne abbiamo parlato un po' prima, dipende anche dalla qualità del contesto in cui vado a mangiare. Io purtroppo non ho trovato più, ma ho delle foto di alcuni refettori di Bolzano studiati da alcuni architetti che sono di una bellezza straordinaria. Sono tutti in legno, sembrano un acquario. E in un contesto dove c'è la bellezza e dove il rumore viene attutito dai pannelli insonorizzati, ovviamente guardate questo refettorio a sinistra, che è uno dei refettori di Bolzano. Scusate. C'è indubbiamente un maggior consumo rispetto a un refettorio come abbiamo qui a destra, dove c'è un contesto meno piacevole. Io parlavo, mi capita spesso di parlare con i responsabili delle mense scolastiche, e a Trento, prima di comprare l'attrezzatura, il mobilio, fanno addirittura il test sulle sedie, il test del rumore sulle sedie, vedere quanto una mensa, quanto strofinare una sedia sul pavimento fa rumore. E scelgono le sedie in funzione della qualità estetica, della solidità, ma anche del rumore nello spostamento delle sedie. Quindi c'è una particolare attenzione di chi è responsabile del servizio. Un altro aspetto importante, invece, questa la metto in video, sempre, questo è una slide del progetto REDUCE del Ministero dell'Ambiente, da cui si evince che laddove ci sono le cucine interne ci sono meno scarti. Dove ci sono cucine esterne è evidente invece un rapporto di maggiore scarti, quindi tanto più è distante il centro cucina e maggiori sono gli scarti. Questo perché? Perché il fatto che il centro cucina sia lontano vuol dire che gli alimenti ristagnano per tante ore. E nel momento in cui ristagnano, la qualità organolettica dei cibi si perde. Quindi è molto diverso un cibo cucinato e servito rispetto a un cibo che ristagna per delle ore. La merenda a metà mattina è un elemento determinante. Laddove la merenda viene fornita dal servizio di ristorazione scolastica, tipicamente è un frutto, c'è un miglior consumo del pasto. E poi c'è questo dato che dove ci sono il menù invernale ha decisamente più scarti rispetto a quello estivo. Ma vediamo un attimo. Chiedo scusa, un attimo. Chiedo scusa, ma i miei cani sono un po' fastidiosi. Allora, ritorno. Vedete? Sì, lo vediamo. Sì. Questo invece è il riscontro al questionario che vi ho chiesto di compilare. Perché per me è importante vedere qual è la vostra percezione della qualità della mensa, anche vedere come sono diverse le risposte di ciascuno di voi, perché per esempio a Grosseto c'è chi giudica la qualità della mensa insufficiente, chi buona, chi ottimo, quindi la percezione della qualità dipende anche molto da come mangiamo noi. Però per quello che riguarda poi la quantità degli scarti è un dato oggettivo. Ho perso il controllo.
Interrompi presentazione. Guardiamo così perché ogni tanto mi si incanta. Una delle domande era se ha una mensa, quanto è lo scarto in media al giorno nella sua classe? E qui la percezione dello scarto, più del 30%, è la risposta del 36,4%. Quindi non lo vediamo, Claudia, eh? Non si vede? No, vediamo te. Allora, provo a riagganciarlo. Così si vede? Sì, sì, adesso sì. Ecco, grazie. Allora, come vedete, anche dal vostro punto di vista, gli scarti sono significativi, perché ad avere pochi scarti, 10-20% o quasi nessuno, è poco più di un quarto. La percezione che e la conferma che dicono quello che affermano anche i progetti del Ministero dell'Ambiente è confermata anche dalla vostra percezione in qualità di insegnanti. Interessante anche vedere quali sono le vostre risposte in merito a quelle che possono essere le possibili soluzioni. Intanto ridurre la quantità delle merende. E qui si apre tutto una questione, perché in alcuni casi ci sono le merende che sono offerte dal servizio di ristorazione scolastica, però c'è un accordo anche fra i genitori. Io ricordo che 2 anni fa a Bologna un preside ha cercato di fornire la mensa, la frutta a metà mattina, c'è stata una rivoluzione da parte dei genitori. Quindi, come si diceva prima, qualsiasi soluzione deve essere condivisa, perché altrimenti la percezione che una soluzione, che è sicuramente una soluzione di valore, ma imposta dall'alto, non ha nessun riscontro positivo. Cambiare menù e fare pietanze più appetibili è una risposta che dicono quasi tutti, e questo purtroppo risponde al fatto che spesso le mense sono diventate dei processi industriali, perché le aziende puntano a fare profitto, e quindi c'è stata una progressiva chiusura delle cucine interne alle mense, alle scuole, e la concentrazione nelle cucine industriali. Questo vuol dire che ci sono dei grandi centri industriali che producono migliaia di piatti, e chiaramente la qualità si perde laddove la produzione è a livello industriale, e magari in centri cucina che sono lontani. La qualità delle materie prime, delle ricette, questo è un altro elemento importante, ma anche qui dipende molto dall'organizzazione, se la cucina è una cucina che ha la capacità di lavorare ricette, o se era come lo era la cucina di qualità e servizi con una cucina industriale, dove però poi i cuochi hanno cominciato a imparare a elaborare piatti sofisticati. Un aspetto importante è l'educazione alimentare, siamo qua per questo, un'educazione alimentare che riguarda sia i bambini, sia le famiglie, gli insegnanti. Poi c'è il tema delle porzioni di cui abbiamo parlato prima, e l'obiettivo per cui siamo qua oggi è quello di sensibilizzare gli alunni sul valore del cibo e sull'importanza dal punto di vista anche nutrizionale. Come sensibilizzare i bambini per ridurre gli scarti? Allora, da qui entriamo nel merito dei nostri moduli. Prima di tutto, l'obiettivo è quello di acquisire consapevolezza sul valore del cibo come bene primario e responsabilizzare i bambini in merito al consumo del cibo, non solo come fattore di nutrimento, ma anche forma di rispetto del lavoro. Quindi capire, come diceva Federica prima, che cosa c'è dietro a uno dei piatti che stiamo per mangiare, che non è solo un piatto che ha un profumo, ha un colore, una consistenza, ma dietro a quel piatto, quell'ingrediente, c'è una storia. Allora, una delle proposte che noi abbiamo predisposto è quella di cercare di arrivare a dare la percezione ai bambini sulla quantità di scarto. Allora, le ipotesi sono due. E quella che vi abbiamo inserito è quella di dividere i bambini in gruppi prima di andare in mensa,
un piccolo gruppo che ha l'obiettivo di raccogliere gli avanzi del primo piatto, un secondo gruppo che raccoglie gli avanzi del secondo, poi un gruppo che si occupa del contorno e il terzo gruppo del pane e della frutta. Poi si va in mensa e i vari gruppi vengono attivati a scadenza, quando si finisce di mangiare il primo, quando si finisce di mangiare il secondo, e ciascuno raccoglie in un sacchetto l'avanzo. Oppure l'alternativa è quella di predisporre dei contenitori con l'etichetta del primo, il secondo, il contorno e del pane e frutta. L'obiettivo è quello di arrivare in classe e riuscire a misurare gli scarti. Questa è una tipologia di bilancia che si può utilizzare agganciando al sacchetto, ma si può usare una qualsiasi tipo di bilancia che avete a disposizione. L'importante è che i bambini comincino a dare una misura, un valore a quello che loro hanno visto avanzare. Su questo valore poi dopo si può lavorare, si può calcolare il totale di tutto quello che è stato avanzato adesso insieme e lo si può ripetere anche in altre giornate, provare a fare una somma e dare anche un valore economico al cibo che viene avanzato. Come diceva Federica prima, è importante creare un dialogo con i bambini, cercare di valorizzare la qualità del cibo, dare anche un'entità economica, perché un pasto generalmente costa 5 euro, quindi quei sacchetti a quanti pasti corrispondono? 10? 5? Quindi qual è il valore di una giornata di avanzi dei pasti? E dietro se noi poi dietro a ogni piatto riusciamo a ricostruire quello che c'è, per esempio una pasta, quindi la coltivazione del frumento, riusciamo a vedere che per la produzione di quella pasta ci sono risorse che sono state impiegate, l'acqua, fonti energetiche, fertilizzanti, ma anche ore di lavoro. Quindi se noi eliminiamo quella parte di cibo che viene buttato, quanto effettivamente di quel campo abbiamo portato, abbiamo consumato. Quindi l'obiettivo è quello di dare un valore al cibo e ricostruire quello che c'è dietro a un cibo. Quindi l'obiettivo è comprendere che il cibo avanzare il cibo ha delle conseguenze perché il cibo produce poi un inquinamento, aumenta il gas serra, anche se i bambini di seconda elementare non hanno ancora la percezione di che cosa significa l'emissione di gas serra, però possono capire che i loro genitori hanno pagato per quel pasto e di quel pasto loro hanno mangiato solo un pezzettino. Possono capire che dietro a quel pasto ci sono delle risorse che vengono sprecate, che sono l'acqua, il tempo, l'energia, il lavoro delle persone. Ma poi si può anche ragionare sul fatto che se io non mangio, anche il mio modo di sentirmi il pomeriggio cambia. E su questo poi ne parleremo nell'altro modulo. Se non c'è la possibilità di misurare gli avanzi, perché per esempio a Milano io ho chiesto di fare questo lavoro, ma Milano Ristorazione, la nostra azienda, ce l'ha vietato. Però è possibile magari utilizzare un modulo che io ho messo tra gli allegati, dove si può calcolare a livello visivo, e dare una valutazione di quanto scarto c'è stato. Quindi se uno non vuole misurare, e pesare lo scarto perché non può farlo, o perché è una condizione organizzativa troppo complessa, può comunque provare a memorizzare e ragionare su quanto scarto ogni giorno c'è stato e tracciarlo, tenerlo tracciato all'interno di un modulo. Qui si può ragionare a livello di singolo bambino e provare oppure ragionare anche a livello di complessità di classe. Poi, una volta che la maestra ha raccolto tutti i dati, si può ingaggiare anche una discussione oppure farla scrivere all'interno di questo modulo. Perché non ho mangiato tutto? Perché non avevo fame.
Allora il discorso potrebbe essere ragionare su quale potrebbe essere la soluzione, perché non avevo fame? Oppure quel cibo lì non lo mangio neanche a casa, quindi non mi piace neanche assaggiarlo a scuola. Quindi trovare tutte le argomentazioni per cui è possibile discutere sulle modalità per ridurre lo scarico. Il 14° modulo ha l'obiettivo di acquisire consapevolezza sui fattori nutrizionali e sempre ragionare sulle strategie per ridurre gli avanzi. Si può iniziare ragionando su che cos'è la fame, come ci si sente quando si ha fame, cosa succede se non mangio o se mangio troppo poco. Perché è importante mangiare un pasto completo? Quindi l'obiettivo è quello di portare i bambini ad ascoltare la propria sensazione della fame e capire che cosa succede se si mangia troppo o si mangia troppo poco. La nostra proposta è quella di scrivere su una lavagna, prima di andare in mensa, o se non si va in mensa si può fare anche a prescindere dalla mensa. Chi ha fame e perché, e chi non ha fame e perché, provare a capire se uno ha fame, quali sono le motivazioni, e se uno non ha fame, quali sono le motivazioni. Quindi cercare di ragionare sulla percezione della fame, sulle motivazioni per cui la fame c'è o non c'è. E questo introduce il tema del menù del giorno. Sarebbe molto utile che ogni classe avesse all'interno appesa il menù offerto dal servizio di ristorazione, per cominciare a preparare i bambini a quello che mangeranno in mensa. Per esempio, pasta integrale al pomodoro. Pasta integrale magari a casa i bambini non la mangiano, quindi saranno un po' più restii a mangiare una pasta che è scura. Però cominciare a parlarne. Perché pasta integrale? Che la pasta integrale ha un valore in più dal punto di vista nutrizionale, favorisce il transito intestinale, migliora l'assorbimento dei grassi e degli zuccheri, viene utilizzato per le diete. E si possono introdurre mano a mano e preparare i bambini a quello che mangeranno. Poi bisogna introdurre un altro aspetto importante, perché bisognerebbe mangiare tutti gli aspetti, tutti i piatti che vengono offerti in mensa, perché il piatto della mensa è stato definito da un esperto, un nutrizionista, quindi un pasto completo. E l'obiettivo è quello di permettere ai bambini di crescere in maniera sana e forte, come dei supereroi. E qui bisogna spiegare un pochino quali sono le componenti di un piatto, perché per vivere in maniera sana e crescere in maniera adeguata bisogna fare attività fisica, sport, avere una vita equilibrata, ma avere anche un'alimentazione corretta. E qui si può introdurre il tema del primo, del secondo, del contorno e della frutta, i cereali. Tanto si può discutere con i bambini quali sono i cereali, il pane, la pasta, il riso, ma anche l'orzo, il farro, la polenta, alimenti che magari non sempre a casa mangiano i bambini. E cosa servono? Ecco, qui i cereali servono per avere energia. Qui possiamo lavorare sulle metafore. Come una macchina ha bisogno di benzina per il corpo, così per andare, così anche il corpo ha bisogno di cereali. Quali sono le proteine? Cioè, il pesce, la carne, le uova, i latticini, i legumi. Quindi elencare tutte le tipologie che poi verranno fatte progressivamente anche all'interno delle materie come scienze, però farle collegando questi contenuti alla mensa scolastica predispone meglio al consumo del pasto, soprattutto se noi riusciamo a motivarne il consumo. Le proteine sono un po' quei mattoncini che contribuiscono a costruire una casa, quindi
quindi i miei muscoli sono più forti se mangio le proteine. Però se io non mangio i carboidrati, la pasta, avrò dei muscoli forti, ma poi non avrò l'energia per usarli, quindi è bene che ci siano tutti e due. Le verdure, questa è la nota più dolente, perché ai bambini tipicamente è difficile che mangino le verdure a casa e sono molto resti. Qui la collaborazione fra i cuochi, gli insegnanti e la famiglia sarebbe molto importante che ci fosse. Intanto riconoscere le verdure stagionali. E qui bisogna sperare che poi in mensa ci sia una buona varietà di verdure e vengano anche proposte in maniera appetibili, ma purtroppo non è sempre così. Le verdure perché sono importanti? Perché sono il nostro casco di protezione contro le malattie. Come dice il professor Berrino, se si mangia in maniera equilibrata, quindi con un buon apporto di frutta e verdura nell'età fino ai 15-20 anni, i bambini hanno meno possibilità di sviluppare patologie a cui sono geneticamente predisposti. Quindi se io mangerò tanti zuccheri, nella mia famiglia ci sono dei diabetici, delle persone malate di diabete, avrò sicuramente più possibilità di sviluppare il diabete, ma se io sin da piccolo modero il consumo degli zuccheri avrò meno possibilità, o magari questa possibilità sarà ritardata negli anni. La frutta e verdura sono i nostri soldati, questa è l'immagine presa dai cartoni sul corpo umano, che spiega molto bene come all'interno del nostro corpo ci siano dei soldati che si alimentano sulla base di quello che noi consumiamo. Noi vediamo sempre... Non vede? No, scusi, no, perché vedevamo sempre la solita slide. Non c'è la slide con i soldati? Adesso sì. Ah, si vede che è un po' ritardato. Ecco, quindi il consumo di verdure e frutta sono i nostri soldati che ci aiutano a costruire questo esercito che combatte i virus e i batteri. Ma poi il cibo è anche emozione, inclusione, esplorazione, tutto quello che ha detto prima Federica. Io ricordo ho una carissima amica che è un'insegnante alle medie. Lei purtroppo questa cosa la fa di nascosto perché il suo preside non vuole, però ogni volta che deve introdurre a livello il tema dei continenti, a livello geografico, lei chiede ai bambini di culture, di quella cultura, di quel paese, di portare dei cibi fatti in casa. Questo portare i cibi della tradizione culturale di un paese straniero crea una relazione incredibile all'interno della classe, perché i bambini scoprono dei gusti nuovi e che apprezzano perché sono tipicamente dei piatti molto, molto appetibili, e questo crea una maggiore accettazione anche di bambini stranieri. Io ho letto uno dei temi che ha scritto uno di questi bambini stranieri dopo una di queste lezioni di geografia, ed è commovente vedere come lei descrive questo momento, un momento straordinario in cui lei si è sentita accettata dalla classe, è quasi privilegiata di essere parte di quella cultura, di cui tutti apprezzavano il gusto dei piatti. Sarebbe molto bello che questo fosse veramente possibile a livello istituzionale. Però quello che noi stiamo cercando di fare in questo progetto Sostenibil Mense con i comuni, con questi 14 comuni in provincia di Siena, è quella di introdurre i piatti etnici e formare ovviamente i cuochi affinché siano capaci di produrli, di elaborarli in maniera corretta. Perché anche questo è un modo per far sperimentare nuovi ingredienti, anche molto salutari, ma anche di far accettare le culture e l'inclusione dei bambini. Quello che bisognerebbe sperare e far passare ai bambini è che il cibo in mensa sia vario, sia appetibile, e quindi predisporli in maniera positiva affinché il cibo venga accettato per quello che rappresenta, per il fatto che è qualcosa che viene studiato, fatto apposta per loro.
ed è utile che loro lo consumino perché se lo mangiano poco, dopo il pomeriggio è più difficile stare attenti in classe, sono un po' come una pila scarica senza batterie. Io mi ricordo che spesso quando parlo con le insegnanti, magari il menù a scuola è banana, gnocchi e un piatto base di patate. Pomeriggio loro sanno già che sperano, sanno già che il livello di attenzione sarà abbastanza basso, ma questo perché i menù qui a Milano non sono il massimo, ma là dove i menù invece sono ben equilibrati, invece i bambini dovrebbero avere tutte le energie e i nutrienti che li portino a stare attenti anche il pomeriggio. Se invece mangio troppo e male, questa è una considerazione che si può aggiungere, il rischio è che si ingrassa, si fa fatica a fare sport e si diventa anche più fragili dal punto di vista salutare. Mentre se mangio il giusto, a scuola si sta attenti e continua tutta l'attività didattica. Anche fuori dalla scuola, se io mangio il giusto, a pranzo, si riescono a fare tutte le attività sportive. Anche questo è un aspetto importante, perché succede spesso che i bambini escono da scuola, hanno mangiato poco, la mamma gli prepara una merendona, esagerata e anche fare attività sportiva con l'hamburger in pancia, non va bene. Quindi i bambini devono riconoscersi in questo percorso che valorizza tutte le componenti nutrizionali del pasto, che è funzionale a una loro crescita sana. Ecco, questo è il percorso che noi abbiamo affrontato e vi proponiamo come moduli. Ora io farei una pausa. Sì, va Allora, io bene. direi adesso lasciamo la parola a Federica per gli ultimi moduli e poi quando finisce Federica mi aggancio io con una parte relativa alla mensa scolastica che è facoltativa, quindi se qualcuno ha altro da fare o non ha la mensa scolastica, l'obiettivo è quello di darvi degli strumenti per giudicare la qualità del vostro servizio di ristorazione se ce l'avete, se non ce l'avete. Siete interessati, potete ascoltarla comunque. Vai, Bene, Federica. grazie. Vorrei riagganciarmi un attimo all'ultima cosa, alle ultime cose che diceva Claudia riguardo al rapporto bambini-verdure, no? Nelle attività di educazione alimentare io la parola verdura l'ho abolita perché è una parola ormai che fa paura, ammantata di cose sgradevoli, no? E il punto è che non è che noi mangiamo la verdura, noi mangiamo le piante, i vegetali. Allora, sempre il botanico Stefano Mancuso fa un esperimento molto divertente, cioè mostra alle persone, questa volta agli adulti, ma si può fare con i bambini, un'immagine dove si vede un'enorme foresta e in un angolino si vede una tigre e dice al pubblico: "Cosa vedete?" E tutti rispondono: "Una tigre". Cosa significa? Che noi siamo tutti affetti da quello che gli esperti chiamano plant blindness, cioè cecità alle piante. Noi vediamo prima il 5% dell'immagine e ignoriamo l'altro 95%. Noi le piante le vediamo poco, le capiamo poco. Ci muoviamo nell'ambiente naturale, le specie che sappiamo effettivamente riconoscere sono una percentuale minima. Parte della resistenza dei bambini nei confronti delle verdure è che non c'è nella nostra cultura una passione smisurata per le piante. E dal punto di vista ecologico e climatico è estremamente urgente che cominciamo a capire l'importanza e il valore delle piante, perché da quello dipenderà poi la nostra sopravvivenza e dipenderanno le temperature del clima. Ma senza farvi la morale su questa cosa, il modulo di cui cominciamo a parlare adesso si chiama Mangiare la foglia.
ha lo scopo di spostare un pochino il pensiero dallo stereotipo della foglia a una conoscenza delle piante più aderente alla realtà proprio. Allora, se noi chiediamo a un bambino disegna una foglia, il bambino disegnerà presumibilmente un ovale o al limite un ovale a punta e lo colorerà di verde. Sappiamo tutti che le foglie hanno delle varietà di forma, di struttura, di colore estremamente più variegate e ampie, no? Quella della foglia ovale è uno stereotipo, basta una foglia di prezzemolo per dimostrarlo. Quindi, educazione alimentare a parte, se noi portiamo in classe un campionario di foglie commestibili, di quelle che i bambini già consumano tutti i giorni e da quelle proprio, diciamo, a forma di foglia, cioè piatta e verde, a tutta la serie di foglie che hanno anche colori diverse. La foglia può essere più giallina, come l'interno della scarola, ci sono tutte le foglie rosse. Ci sono foglie che non sono affatto piatte, come l'erba cipollina o come le foglie del finocchio. Di fronte a tutto un variegato campionario di foglie possibili, ecco che il pensiero del bambino si allarga ed esce dallo stereotipo. Come si rompe lo stereotipo? Questo non mi piace, no? Proprio allargando il ventaglio. La foglia può avere tanti colori, la foglia può avere tante forme. Che importanza ha la foglia nella nostra vita? Qual è la loro funzione? E qual è biologicamente la funzione della foglia, no? Perché la foglia è quell'organo che trasforma un'energia semplicemente chimica in zuccheri, in un'energia commestibile, no? È quello che è il costruttore di vita del pianeta. Senza le foglie la vita sul pianeta non esisterebbe. Perché noi non mangiamo l'energia solare, quindi l'unica cosa che trasforma l'energia solare in energia biologicamente disponibile è proprio la foglia. Con tutto questo campionario di foglie che possiamo portare noi o possiamo invitare i bambini a portare, o ultimissima ipotesi con la quale possiamo lavorare attraverso immagini e fotografie, ma il tatto ha una funzione fondamentale, quindi se possiamo farlo con le foglie vere è enormemente meglio. Possiamo fare dei lavori di esplorazione e di osservazione che aiutano il pensiero e lì a vostro piacere o a vostro gusto possiamo ordinarle, provare a ordinarle per dimensione, per tipologia, per consistenza, possiamo provare a, con i colori che abbiamo a disposizione a riprodurre i loro colori, possiamo osservarle al microscopio, insomma tutta una serie di attività che a voi piacciono e che coinvolgono i bambini per osservare e andare a fondo. Possiamo fare dei frottage con le foglie, quindi possiamo spaziare dal lavoro artistico al lavoro scientifico, possiamo osservarne le simmetrie e le geometrie, quindi usare la foglia come pretesto per infiniti lavori che vi sono congeniali. Alla fine di questo percorso, qualsiasi percorso voi liberamente scegliate di fare, se richiedete alla classe disegna una foglia, vedrete che non avrete più 25 ovali verdi a punta, avrete un campionario, perché ogni bambino ricorderà o sarà stato toccato da una foglia differente e soprattutto avrà costruito quel ponte logico che fa sì che quella foglia non sia la verdura che bisogna mangiare perché fa bene, ma diventa un elemento interessante, che mi piace, che è importante nella mia vita, che ha generato emozione. Quindi,
Le attività che proponiamo in questo modulo sono due. Un lavoro con un campionario più ampio possibile di foglie, comprese le aromatiche, per esempio, o comprese quelle che anche ci appaiono in altre forme, per esempio il tè. Questo lavoro qui, e poi vi propongo un altro lavoro molto carino con le foglie di salvia. L'idea di questo lavoro è nata osservando una pagina del Codice Atlantico di Leonardo, dove Leonardo riproduce una foglia di salvia con una stampa a contatto. Lui aveva colorato il dorso della foglia con il nero fumo. Noi possiamo colorare il dorso delle foglie, che è quella dove la venatura è più evidente, con dei banalissimi pennarelli, e poi stampando questa foglia proprio a pressione, appoggiando la parte colorata sul foglio, e si riproduce perfettamente in degli stampi che vengono splendidi tutte le venature dell'immagine. Quindi la foglia, proprio come ha fatto Leonardo per l'osservazione scientifica, ma se noi usiamo pennarelli di colori diversi, da lì nasce un lavoro artistico. Ecco che, come vi dicevo all'inizio, il cibo è un materiale didattico interdisciplinare, multidisciplinare di suo, di per sé, perché consente di fare contemporaneamente arte e scienza, per esempio. A questo proposito volevo fare un piccolo inciso che nel documento che io ho scaricato negli allegati mancano tutte le immagini delle foglie, per cui non so se è un problema con l'allegato che ho scaricato io o se effettivamente nel documento che avete ricevuto manca questo allegato. Eventualmente lo segnalate e ve le forniamo. Federica, lo sì. Scarico e controllo subito. Guarda, a me mancano gli allegati del 15, 16 e 17. Ok, controllo subito. Ok. Quindi, e con questo si concludono i moduli legati alla natura, al tema della natura. I due moduli, quindi per fare un piccolo riassuntino, no? Abbiamo visto i primi moduli erano quelli sul tempo, sulla storicizzazione del cibo, no? Quindi passare da un oggetto a un processo. Abbiamo osservato poi le trasformazioni del cibo con i due moduli proposti da Claudia sulla mensa e i due moduli che riguardavano come il cibo si modifica, si altera, eccetera. Abbiamo visto questi due moduli, quello sui naturalisti a tavola e questo mangiare la foglia, sul rapporto cibo-natura. Adesso esploriamo un altro ambito, quello dei sensi. Perché parliamo di sensi? Perché i bambini, per consuetudine familiare, vengono invitati al consumo degli alimenti perché sono belli o perché sono buoni, cioè privilegiando la vista e il gusto. Chiunque abbia a che fare con i bambini sa quanto sia importante per i bambini il tatto. Quindi sia il tatto nel senso del contatto fisico, sia il tatto anche in bocca, come sensazioni tattili, no? La consistenza del cibo, la croccantezza piuttosto che l'untuosità e così via. Usare gli altri sensi, aprire la porta agli altri sensi, consente da una parte di lavorare sul naturale istinto scientifico del bambino, e dall'altra parte di mettere da parte il moralismo. Non mangeremo il cibo, diciamo, sano perché è bello, perché fa bene, perché il concetto del fa bene è un concetto che si acquisisce gradualmente nel tempo, ed è sempre un concetto molto, dal punto di vista educativo, molto poco potente, anche per l'adulto, insomma. Se bastasse dire a un fumatore che il fumo fa male per farlo smettere, no?
avremo risolto il problema del fumo, ma dire che fa bene o che fa male è vero, è sacrosanto, ma non basta. Invece dire che il cibo sano è bello è un po' un autogol, perché sapete anche voi come l'industria alimentare sia molto più abile del singolo genitore a produrre alimenti che magari sono delle porcherie, ma visivamente molto accattivanti. L'industria è più brava in questo, no? E anche sul buono, sappiamo tutti noi che ci sono alimenti buonissimi che non fanno affatto bene, quindi anche su quello non vinciamo la battaglia, noi la vinciamo costruendo intorno al cibo una valanga di belle esperienze che il cibo industriale non può dare. Veniamo ai sensi, quindi abbiamo detto che normalmente i bambini sono invitati al consumo del cibo ad avvicinarsi al cibo attraverso il gusto e attraverso la vista, lavoriamo sugli altri sensi. Per lavorare sugli altri sensi abbiamo bisogno di parole, parole che spesso mancano. Allora, un bambino che dice che un alimento è solo buono o cattivo, o addirittura che confondono gli aggettivi buono o cattivo e dicono bello o brutto per dire buono o cattivo, sono bambini che hanno poche parole a disposizione. Allora, come faccio io a dire che il limone è aspro se non conosco la parola aspro? Posso dire semplicemente che è buffo o che non mi piace, magari. Quindi nel documento che voi avete, noi vi abbiamo proposto, elencato proprio una trentina, quarantina di parole che descrivono le varie sensazioni tattili, visive, olfattive e così via degli alimenti. E allora troverete, non so, nel gusto troverete sì il dolce, il salato, ma anche l'acido, anche altre parole che si possono usare, delicato, forte e così via. Tutte le sensazioni visive, chiaro, scuro, colorato, opaco, lucido, trasparente, eccetera, eccetera. Le sensazioni tattili sono tantissime, un alimento può avere una consistenza farinosa, sabbiosa, croccante, asciutto, bagnato, eccetera, eccetera. Insomma, con tutte queste parole che voi in stile, se volete, un po' montessoriano, potete anche ritagliare, usare come oggetti, potete giocare con i bambini a metterle nella scatola giusta, metterle a quale senso appartengono, no? In modo da cominciare a maneggiare queste parole, a interrogarsi sul significato delle parole, che diventano poi un bagaglio, un arsenale per descrivere il cibo. Dopodiché possiamo provare a usare queste parole con degli esperimenti di assaggio. Allora, escluso che io possa usare degli aggettivi come buono o cattivo, come uno scienziato devo descrivere. Allora, quali parole mi permettono di descrivere il sapore della mela? Quali mi permettono di descrivere l'aspetto della mela, no? E con tutte queste paroline sotto mano cominciare a descrivere gli alimenti con tutti i sensi. A cosa serve questo lavoro? Ovviamente non serve a fare il bravo compitino e usare tutte le parole dei sensi, ma a cominciare, il bambino può cominciare a interrogarsi sull'esperienza sensoriale del tatto, sull'esperienza sensoriale dell'olfatto e così via. Per fare questo esperimento usate tranquillamente degli alimenti che i bambini gradiscono, no? Dopodiché si potrà anche parlare di tutto quello che i bambini non gradiscono, dei disgusti, no? Allora, immaginate quante parole possiamo usare per descrivere, per dire il cioccolato, perché il cioccolato, per esempio, non è tutta una questione. Allora, visivamente è marrone come la cacca, diciamocelo, quindi non è certo l'aspetto che è invitante, no? Il buono del cioccolato è proprio la sensazione tattile e questa trasformazione in bocca dal duro o croccante alla cremosità
che si ha quando si mette in bocca, no? Quindi l'esperienza tattile è un'esperienza fondamentale. Per questo l'attività è fondamentalmente un gioco con le parole dei sensi. E quindi sul discorso dell'uso del cibo come materiale didattico, vedete che qui stiamo usando il cibo per fare un lavoro con le parole, per esempio. Il modulo successivo è sempre dedicato ai sensi ed è proprio un gioco. È un gioco che però insegna una cosa importante, cioè che per studiare, per apprendere, per imparare, più sensi noi usiamo, più impariamo facilmente. Allora, se io vedo, imparo un po'. Se io vedo e ascolto, se io vedo, ascolto e annuso, se io vedo, ascolto, annuso e tocco, più sensi io utilizzo, più imparo e ricordo. Perché il bambino impara con tutto il corpo. Questo gioco funziona così: si scelgono a vostro piacere una ventina, una trentina di ingredienti che fanno parte della nostra comune alimentazione. Allora posso usare, non so, del riso, della farina, due o tre legumi diversi, delle erbe aromatiche, il lievito, e così via, troverete tutto un elenco di alimenti che potete usare, ma usate pure quelli che vi interessano e vi convincono, e li esponiamo tutti su un grande tavolo che possiamo allestire anche unendo i banchi in classe, ognuno in un piatto con una targhettina col nome. I bambini vengono invitati, si dice loro: guardate, per 10 minuti potete, girate intorno al tavolo, guardate, toccate, annusate, leggete i nomi dei vari ingredienti e cercate di usare tutti i sensi, a parte l'assaggiare, perché in quel caso, siccome tutti ci mettiamo le mani dentro, non possiamo assaggiare. Allora, disponendo questi piatti in un modo che faciliti anche il confronto, perché il confronto è un elemento fondamentale dell'osservazione, noi avremo per esempio, non so, le nocciole vicino ai ceci perché si somigliano, il sale vicino allo zucchero perché io possa osservarli da vicino e vedere se mi accorgo delle differenze e così via. Dopo questi 10 minuti di osservazione, copriamo tutto con un telo, dopodiché i bambini divisi a squadre, sottovoce, devono scrivere tutti gli ingredienti che ricordano. A un certo punto si fermeranno perché non li ricorderanno tutti, qui si valorizza il gruppo, nessun singolo bambino può ricordarli tutti. E allora li aiutiamo con la memoria sensoriale. Cos'era chiaro? Cos'era scuro? Cos'era grosso? Cos'era piccolino e così via, e usando le parole dei sensi li aiutiamo a memorizzare. Volendo fare una cosa più competitiva, vince la squadra che ne ha ricordati di più. Intorno a questo lavoro potete inventarvi molti giochi a squadre. Per esempio, una cosa che facciamo è mettiamo degli ingredienti in dei vecchi calzini e al tatto i bambini devono indovinare che cos'è. Nei vecchi calzini mettiamo degli ingredienti che loro prima hanno visto, no? Allora io tocco e magari devo riconoscere la pasta o il riso o il sale grosso, quindi fare un lavoro tattile. Attraverso la stoffa del calzino passa anche l'odore. Posso mettere l'aglio, la cipolla, quello che volete voi, gli ingredienti di base. L'importante è che si faccia un lavoro che coinvolga i sensi. E questo è il modulo che vi ho descritto e che da una parte permette anche all'insegnante di sperimentare la potenzialità dell'attività laboratoriale in classe. Perché per quanto siamo tutti d'accordo sul fatto che i laboratori siano un buon modo per imparare,
Però il laboratorio è sempre un'attività del tutto occasionale e rara nella didattica e questo è un grande peccato perché attività laboratoriali si possono fare spendendo meno che si crede, sporcando meno di quello che si crede. Per esempio, se allestiamo un laboratorio di questo tipo, potrebbe essere un lavoro che coinvolge più classi, con il materiale allestito e prima lo fa una classe, poi un'altra ancora, in modo da condividere le fatiche e la pulizia finale. Adesso vi introduco gli ultimi due moduli, dove facciamo l'ultima parte di questo, diciamo, viaggio nel cibo, che è quello proprio più legato alla cultura. Cioè riguarda quei cibi che sono così fortemente intessuti nella nostra storia, nelle nostre abitudini, eccetera, da assumere valori molto più articolati, valori simbolici, diventano metafore, valori rituali. Vi faccio un esempio. L'uovo, per esempio, pensate a tutta la simbologia dell'uovo, da quella che al bambino verrà in mente l'uovo di Pasqua, a un appassionato d'arte verrà in mente la pala di Brera di Piero della Francesca, e così via. Il pane, le noci, eccetera, eccetera. Però prima di questo ragionamento proprio sul cibo simbolo, cominciamo a spostarci dal mondo della natura e dal mondo dell'alimentazione a vedere come fa il bambino. Cosa fa il bambino? Il bambino gioca col cibo. Ora, lasciamo perdere l'etica di non si gioca con il cibo. Sappiamo tutti che, per esempio, possiamo. Cioè, chi di noi non ha giocato a tombola con i fagioli, no? Ci sono delle, e quello l'avevo messo negli allegati, c'è uno splendido sarcofago romano dove si vedono dei bambini dell'antica Roma che giocano con le noci e tanto importanti e diffusi erano i giochi con le noci nell'antica Roma, che c'era questo modo di dire, relinquere nuces, abbandonare le noci, che voleva dire uscire dall'infanzia, crescere, diventare grandi, perché si diventava grandi quando non si giocava più con le noci. E ci sono molte rappresentazioni dei bambini dell'antica Roma che portano legati in vita un sacchettino con dentro delle noci per i loro giochi. Nel modulo sono descritti alcuni di questi giochi con le noci, in modo che voi possiate invitare i bambini a fare lo stesso gioco. E che bello scoprire la storia, non solo tra imperi e confini, ma scoprire che nell'antica Roma c'erano dei bambini che facevano gli stessi giochi che piacciono a me, no? Con questi giochi con le noci potete giocare col vostro gruppo dei bambini, potete giocare in classe, potete giocare fuori all'aperto in cortile, potete addirittura organizzare dei tornei scolastici, no? E da lì magari arrivarci pure vestiti da antichi romani, insomma, lì a vostra libera scelta. Noci a parte. Sì, i bambini hanno sempre giocato con gli alimenti, pensate alle collane di pasta, alle collane di semi. Vi ho messo anche delle immagini di delle bambole costruite con gli scarti del mais, no? Oppure pensate quando a tavola si facevano i pupazzetti con la mollica di pane, no? Quindi, o pensate semplicemente come un bambino, basta prendere in mano una carota per vedere una spada, no? O come, non so, con dei fiori gli venga in mente di costruire una finta torta, no? Quindi questo, diciamo, questo salto dal concreto all'immaginazione, è nell'istinto naturale del bambino e il cibo per la sua proprio, per il suo
potere di scatenare pensieri in ogni direzione permette anche di agganciare il bambino sul tema del gioco. Nel modulo, quindi, trovate la descrizione dei giochi e scegliete voi quali fare, ma è anche bello che si possono fare insieme delle ricerche su giochi che riguardano il cibo, che possono magari farsi raccontare dai genitori, farsi raccontare dai nonni e provare a metterli in pratica, fare, non so, un piccolo museo del gioco scolastico di giochi sul cibo. Il capitolo, cioè scusate, il modulo successivo, ci arriviamo, è quello che vi dicevo prima, legato alla simbologia. In questo arrivo, scusate, guardo un attimo se mi sono dimenticata se vi ho detto tutto. Ok. Ecco, per questo modulo, per il 20, voi avete, allora, negli allegati, io vi ho costruito un PDF con delle immagini dove trovate la spiegazione, ma dovreste anche avere, e io non l'ho trovato nel mio allegato, per cui adesso verifichiamo, eventualmente ve lo mandiamo, vi mandiamo queste immagini separate. Che immagini sono? Sono tutte immagini di uova. Quindi vi ricordate l'esempio che abbiamo fatto prima della foglia? Se chiediamo al bambino una foglia, ecco, se chiediamo a un bambino con le mani fammi la forma di un uovo o cos'è un uovo, il bambino pensa all'uovo della gallina. Se noi invece gli mostriamo sì l'uovo di gallina, ma anche le uova della farfalla, un uovo di squalo, un uovo di tartaruga, un uovo di pesce, di rana e così via, allora sì che fa il collegamento mentale e capisce che cos'è l'uovo che sta mangiando, che non è solo un alimento, e soprattutto che può avere forme, consistenze, modalità di sviluppo estremamente diverse. E vi proponiamo anche degli esperimenti, nel senso che proveremo, scegliendo un alimento con un alto potere simbolico, quindi le uova, se invece avete bambini allergici alle uova potete farlo col pane o potete scegliere voi gli alimenti che volete, ve ne elenchiamo diversi, fare proprio degli esperimenti di interdisciplinarietà. Quindi quello che voi vi trovate nel PDF sono immagini di uova in architettura, uova nell'arte, uova in natura, uova nella scienza. E su questo potete costruire l'attività che volete. Vi abbiamo messi anche dei racconti, no? Dalla gallina alle uova d'oro, così come dei fatti storici, per esempio, perché si dice l'uovo di Colombo, no? Il significato dell'uovo per Brunelleschi e quindi tutti questi materiali li trovate per dei percorsi liberi di esplorazione. Qual è lo scopo di queste parti finali? Come vi avevo detto inizialmente, io non amo tanto parlare di educazione alimentare perché questo termine è un po' inquinato dalla tradizione dell'educazione nutrizionale, che ha un'impronta fortemente moralistica, è legata solo al rapporto fra l'alimento e la cosiddetta macchina corpo umano. Proviamo a parlare invece di alfabetizzazione alimentare, perché come abbiamo visto in questo breve percorso, se noi proviamo a guardare il cibo come a un linguaggio, come un elemento che è nutrimento fisico e nutrimento psichico, come a un materiale interdisciplinare, e aiutiamo il bambino, diamo degli strumenti al bambino per leggere,
questo linguaggio. Nel momento in cui il bambino vede una foglia, non deve pensare solo mi fa bene perché ha la fibra vegetale, deve pensare la sua mente, deve evocare la natura, deve evocargli un lavoro artistico che ha fatto, deve evocare, non so, il fatto che, toh, guarda, foglia, la parola foglia assomiglia a foglio di carta e i due lati della foglia si chiamano pagina, proprio come la carta, no? Cioè, la sua mente deve portarlo ad andare in più in direzioni, a interrogarsi, a capire che esiste una cosa che si chiama complessità, che non è sinonimo del complicato. Vuol dire che se io vedo una banana, mi deve venire in mente il cibo, mi deve venire in mente la pianta, magari mi viene anche in mente perché l'ho vista in classe l'icona pop di Andy Warhol, per dire, perché il cibo ha questa capacità di essere, di contenere tanti linguaggi possibili. Allora, se noi entriamo in quest'ottica e parliamo di alfabetizzazione alimentare, cominciamo a vedere il cibo come un linguaggio, che ci permette di scoprire mondi, di leggere mondi, sempre più interessanti, vari, eccetera, mano a mano che cresciamo col passare del tempo. Ed ecco che poi, quando poi io quell'alimento me lo ritrovo nel piatto, quell'alimento mi parla di scienza, mi parla di natura, mi parla di storia. E quindi quella foglia nel piatto non è solo un dovere, ma è una parte di quello che io sono, no? Della mia cultura di appartenenza. Questo non vuol dire che poi il bambino mangerà tutto quello che ha nel piatto, ma semplicemente che saprà che cosa ha davanti, libero da stereotipi e concetti semplicemente sbagliati, e se non altro sarà curioso. Quindi questo qui è un pochino l'approccio generale, e io direi che a questo punto ho finito, vi dico, scusate, faccio un piccolo spot pubblicitario, settimana prossima esce il mio ultimo libro che si chiama Uovo Sapiens, edito da Topi Pittori, che forse alcuni di voi conoscono, ed è un libro di formazione sull'alfabetizzazione alimentare per gli insegnanti, quindi a breve poi lo troverete anche nelle biblioteche, non è un invito all'acquisto. Io e Claudia, come dicevo prima, siamo comunque sempre disponibili per approfondimenti, e quindi se avete adesso domande o se volete intervenire, è un piacere. E io volevo fare una domanda. Prima è stato parlato dell'hotel delle muffe, sì. E praticamente è stata citata la famosa lente di ingrandimento. Io volevo chiedere quale capacità di visione deve avere questa lente, e soprattutto dove si trovano le lenti buone. Guarda, allora, questa la so. Lasciamo perdere le lenti, quelle orrende che sono piccoline, che sono negli astucci. Allora, ci sono tantissime tipologie di lenti di ingrandimento. Ci sono anche delle lenti che hanno una base d'appoggio e si possono mettere le cose sotto, che permettono la visione dall'alto. Se no, le lenti... Aspettate, diciamo che... Questa è già una bella dimensione. Quanto sia l'ingrandimento non ha importanza, Anzi, se non avete una lente, potete anche usare la fotocamera del cellulare, fare una foto e ingrandire. Anche quella è una lente di ingrandimento. Se no, c'è uno strumento molto carino che si chiama, si scrive lente di Fresnel, ed è un foglio di plastica, che però ingrandisce. Lo fanno anche in formato carta di credito e costa una sciocchezza, è lavabile, indistruttibile e costa tipo 2 euro, ecco, quello grande, costerà credo 50 centesimi quello piccolo. E quindi se volete del materiale assolutamente infrangibile, durevole, diciamo che la scuola un investimento di 2,50 euro riesce a farlo, ecco. E quello è veramente un buono strumento, quindi avete, diciamo, tutte queste possibilità.
È sufficiente la risposta? Sì, molto bene. E un'altra cosa, quando all'inizio lei parlava dei piatti e della composizione e scomposizione, c'è un libro di Hervé Toulet, grande, sì. In formato candina, ecco, che parla dei piatti e delle varie forme. E io l'ho usato. La cucina degli scarabocchi. Esatto, è una bellissimo. Cosa fantastica. Ecco. È un manuale di arte, non è un manuale sì, di cucina. Sì. Lo trovate in bibliografia, perché alla fine di ogni modulo avete una bibliografia, e quello di Hervé Toulet, grazie per averlo ricordato, è un libro meraviglioso che consiglio vivamente. E un'altra cosa, visto che ci siamo, perché, no, forse è la sua collega che ha la risposta, perché ad esempio il problema della mensa. Ad esempio da noi la mensa viene fatta da una cosiddetta dietologa, per cui ad esempio come primo mette una bella zuppa di fagioli, benissimo. Di secondo cosa mette? Mette il tortino di verdure. Il tortino di verdure il più delle volte, ecco, visto che è fatto in precedenza, praticamente è molto secco quando si mangia. Cioè, e poi ai bambini assolutamente non piace. Ad esempio le patate sono completamente bandite, mai trovato una patata nel piatto della mensa. E, veramente, o che fanno paura a qualcuno, o che probabilmente hanno problemi a sbucciarle, nel senso che ci vuole troppo tempo. Allora, e quando si parla di proteine, e visto che ad esempio la zuppa di fagioli, i bambini non è che l'accettano facilmente, quali sono le alternative gustose per i bambini? Ecco, potete fare un'ipotesi, una cosa facile da cucinare nelle mense, però nello stesso momento accettabile dai bambini. Grazie. Intanto grazie per aver introdotto il tema della mensa, che è questa ultima mezz'oretta, 40 minuti, che è un tema che tocca tutti coloro che hanno un servizio all'interno della propria scuola. Allora, il tema dei legumi, come quello del pesce, sono i piatti, e le verdure sono i piatti più critici. Mettiamoci anche le frittate. Vale? La questione è che non molti cuochi sono preparati a preparare i legumi in una maniera appetitosa, e non c'è neanche tanto sforzo per proporlo in maniera diversa dal solito. Io mi ricordo che la prima volta che ho assaggiato dei legumi come secondo piatto, perché nella mia scuola hanno iniziato a proporlo anche come secondo piatto, come dovrebbe essere, perché essendo una fonte proteica dovrebbe essere un secondo piatto. Io mi ricordo che ero in mensa e assaggiavamo queste polpette, e ero insieme al preside, secondo lui erano polpette di carne, per me erano polpette di pesce, in realtà poi erano polpette di legumi. Nel senso che non c'era stato nessuno sforzo dal punto di vista culinario per dare un sapore da parte del cuoco. Quello che va fatto sicuramente un po' un lavoro di avvicinamento, perché i legumi sono sempre un po' ostili, anche in famiglia non sono molto conosciuti. Noi spesso li proponiamo come crema di ceci abbinata, per esempio, a una focaccia semintegrale. Focacce è difficile che vengano male, una crema di ceci si spalma facilmente. Come secondo è un approccio semplice, poi ci sono sicuramente anche dei tortini, delle polpette fatte bene, delle paste, se le paste sono fatte con un certo criterio, utilizzando anche delle erbe aromatiche, possono essere graditi anche ai bambini. C'è tutto un percorso di avvicinamento. Io ho visto dei bambini manipolare dei legumi, farne le polpette, erano venute delle ricette un po' così mediocri, ma i bambini li hanno divorati, perché hanno tolto tutte le resistenze intorno a questo alimento. C'è un percorso culturale, un percorso di conoscenza e sicuramente una formazione da parte dei cuochi per cercare di inserirle in maniera più varia, con un accompagnamento da parte degli insegnanti, perché togliere le resistenze intorno a questi cibi non è facile. Allora, mi prendo in mano le redini da parte
Federica e approccio quindi il discorso della mensa scolastica proprio perché è un tema molto caldo, che di solito scalda molto gli animi, perché per alcuni il cibo fa schifo, per altri è sufficiente, per alcuni è buono, ognuno ha una percezione diversa della mensa scolastica. Io ho imparato col tempo a guardare, a capire cosa c'è dietro la mensa scolastica attraverso il confronto, perché io ho iniziato nel 2009 come commissaria mensa, non sapevo nulla di cibo, neanche di corretta alimentazione. Sono andata in mensa, ho assaggiato un cibo infame, mi sono spaventata e da lì è nato tutto un percorso di conoscenza che mi ha aperto gli occhi quando ho cominciato a guardare le altre mense scolastiche, perché io sono stata eletta all'interno delle commissioni della rappresentanza cittadina e delle commissioni mensa, che è un organo istituzionale che si confronta con il comune e cerca di negoziare dei migliori menù. Ma io mi ricordo che le discussioni erano su il bastoncino di pesce è poco croccante, dovrebbe essere più croccante, ma rimanevamo sempre sugli stessi piatti. Poi mi si è aperto un mondo quando abbiamo messo a disposizione online questo questionario sviluppato dall'ASL 2 di Milano, che è un questionario che dà, come dire, un punteggio alla qualità dei piatti e poi c'è un punteggio sommatorio a tutto il menù. E noi l'abbiamo preso, l'abbiamo digitalizzato, l'abbiamo messo online e poi con un passaparola il nostro database si è alimentato di centinaia di dati e abbiamo cominciato a curiosare e vedere com'era la mensa di Trento, di Bolzano, di Cremona, di Fano e ci siamo resi conto che la mensa non era quella che guardavamo noi tutti i giorni col bastoncino di pesce, il nasello, la pasta in bianco, ma c'era un altro mondo. Ed è quello che volevo proporre a voi oggi, un confronto fra mense diverse, perché ci si renda conto che la qualità della mensa, del cibo in mensa è possibile, perché già altri lo fanno. Sicuramente c'è un modello organizzativo che va adeguato, però già avere la consapevolezza che si può mangiare in maniera diversa, anche solo a livello organizzativo, anche solo a livello di linguaggio, è già un primo passo. Guardiamo per esempio banalmente alle modalità diverse di servire un pasto. Quest'anno purtroppo c'è stata un'invasione di plastica perché ci si è messi in testa, e non sta scritto da nessuna parte, che il cibo potesse essere contaminato dal virus e quindi è passata questa idea che termosigillare il cibo all'interno di piatti di plastica fosse la soluzione più sicura, quando in realtà questa era semplicemente una soluzione organizzativa più funzionale alle aziende di ristorazione, perché il pasto in sé non è veicolo di trasmissione del virus. Per fortuna quest'anno il Comitato Tecnico Scientifico ha scritto espressamente che non è necessario avere usa e getta all'interno della mensa scolastica e questo vuol dire che tornano ad essere di riferimento le indicazioni dei CAM, che sono questo decreto che disciplina la qualità della mensa scolastica sulla base di criteri di sostenibilità. I criteri ambientali minimi dicono che il cibo in mensa deve essere servito su piatti di porcellana o piatti di ceramica. Questo per evitare tutto l'usa e getta, anche il compostabile. Qui vi faccio vedere 5 tipologie di soluzioni diverse. Quella a sinistra è quella col piatto termosigillato, il cosiddetto lunchbox, che ha fatto dei gran danni perché quest'anno ci sono stati molti più avanzi, molti più scarti, anche proprio perché il cibo termosigillato e ristagnante per ore in questi piatti ha portato a una perdita di quantità organolettica importante, quindi il rifiuto è aumentato. Abbiamo piatti di plastica, bicchieri di plastica, come vedete tovagliette di plastica, piatti compostabili. Poi abbiamo 2 realtà, come quella in basso a sinistra e quella a destra, che sono quella a sinistra, quella che dovrebbe essere, però ovviamente è più onerosa per le aziende di ristorazione perché dovrebbero avere delle lavatrici industriali, però quello dovrebbe essere l'obiettivo. E poi a destra abbiamo un'altra alternativa, che è quella di Venezia,
dove i genitori hanno concordato insieme all'azienda sanitaria e al comune che ciascuno di loro ogni giorno porta il piatto, le stoviglie, i bicchieri e le posate. Questo per una logica di sostenibilità e anche di economia. Quindi a Venezia funziona così. Ogni bambino ogni giorno si porta la sua tovaglietta, il suo piatto, le sue posate e la borraccia l'ha regalata al comune. Questo per dirvi quali sono le tipologie di modalità. Ecco un altro esempio, parliamo di linguaggi. Questo è un menù. A voi dice qualcosa un menù di questo genere? Non dice apparentemente nulla. Se lo guardiamo un pochino più da vicino, quello che appare chiaro è che non è un menù che dà particolari indicazioni sulla qualità del pasto. Parla di verdura cruda, pasta senza specificare. Noi non lo vediamo però. Almeno io vedo sempre i piatti. Allora magari ci vuole un tempo tecnico. Io lo vedo, Claudia. Anche io lo vedo. Allora dipende da si me. Si vede bene. Io non lo vedo. Perché arriverà fra un po' di tempo, una questione di connessione probabilmente. Comunque lo descrivo, è una tabella con una lista di piatti, pasta frittata, verdura cotta, pane e frutta, senza una specifica di dettaglio di quello che è la tipologia del piatto e degli ingredienti soprattutto. Guardate questo, lo descrivo per chi non lo vede, anzi tiro fuori una schermata un po' più di dettaglio. Questo è il menù di Bolzano, che ha un'iconografia per ogni piatto. In alcuni casi c'è l'icona della regione, in alcuni casi c'è specificato che è biologico, bio, ci sono i marchi DOP o IGP, c'è la S per indicare che è un prodotto surgelato, IR che indica con ingredienti regionali, PP produzione propria, PT con ingredienti di piatto tipico, quindi c'è tutta una serie di indicazioni per ogni pasto che dichiara l'orgoglio della qualità del pasto, ma anche l'aderenza alla cultura gastronomica del territorio, perché è come se volessero veramente manifestare tutto il legame che ha questa mensa scolastica con la produzione locale, di cui è piena espressione. Quindi questo possiamo chiamarlo menù parlante, mentre quello di prima è un menù muto, che non ha nessun interesse, nessuna volontà di dichiarare che cosa c'è dietro ogni piatto. Poi paradossalmente quello che abbiamo visto prima è un menù di Perugia, che ha il 90% di prodotti biologici, che è legato a prodotti biologici del territorio, però manca questo tassello importante che crea un legame e crea anche una maggiore fiducia nei confronti del servizio. Perché sapere che la qualità degli ingredienti è una qualità certificata, perché DOP, IGP, perché è biologico, perché è un prodotto che è realizzato nelle cucine, non è un prodotto processato, sono tutti elementi qualitativi importanti. Quindi io vi invito a guardare il vostro menù scolastico e a chiedere se non ci sono, quali sono le specifiche di ogni ingrediente, perché deve essere esplicitato, perché ci sono delle indicazioni normative tali per cui in un menù scolastico almeno il 50% dei prodotti devono essere biologici. Quindi voi dovreste averli scritti, da qualche parte sicuramente sono scritti, non voglio dire che non siano scritti, però è opportuno che il menù scolastico, che è un canale di comunicazione con le famiglie, sia un menù parlante, sia già espressione di quella che è la qualità degli alimenti offerti. Ora vi do un altro di due esempi. Scusate il citofono e i cani. Questo è un esempio di un menù industriale. Da cosa si capisce? Che le verdure sono quarta gamma, che molti alimenti sono surgelati. È un menù convenzionale, chiamiamolo così. Guardate questo menù invece, lo descrivo per chi non lo vede. La prima portata è la frutta, questo vuol dire che la frutta è servita a metà mattina. Il primo piatto è estremamente vario, perché c'è pasta integrale, c'è riso e polenta. Quindi all'interno di 5 giorni ci sono 5 tipologie di cereali diversi.
Il secondo piatto anche qui è molto variegato, a parte due volte la carne rossa che forse è un po' eccessiva, però c'è pesce, che è una trota, non è il bastoncino di pesce, ci sono le polpettine di ceci, c'è la frittata con gli spinaci e poi ci sono ben due porzioni di verdura, una cotta e una cruda. E guardate la proporzione di prodotti biologici rispetto al totale. Questo è il menù scolastico di Trento. È un menù che ha, sono 3.000 pasti e hanno più o meno 30 cucine interne. Quindi si dimostra una grande capacità di elaborare i piatti, ma c'è anche la volontà di avere una qualità delle materie prime. Adesso vi faccio vedere alcune foto invece che rappresentano la tipologia dei piatti. Quindi abbiamo visto la comunicazione, la tipologia di stoviglie. Noi abbiamo l'opportunità di essere un po'. Sì? Scusi, non ho capito, questa è una mensa centralizzata oppure ci sono le cucine distribuite nelle varie scuole? Questa è una mensa con le cucine interne. Quella prima, ho dimenticato di dirlo, è una mensa con un approccio industriale che ha prima di tutto una cucina da 20.000 pasti e privilegia cibo processato, già pronto all'uso sostanzialmente, mentre questa dimostra una capacità di elaborare i piatti ma anche un interesse ad avere ingredienti di qualità. Io non dico qual è la mensa qua, questa, ma dico che questa qua è quella di Trento, che è una delle mense nella nostra classifica, nella top 10. Come vi anticipavo, noi abbiamo la possibilità anche di essere un po' un collettore di tante foto di piatti, a volte perché i genitori ci fanno avere, o gli insegnanti, le foto dei loro piatti, a volte perché magari sono i cuochi che sono molto orgogliosi di quello che fanno e ci fanno avere il risultato del loro lavoro. Questo a sinistra, per esempio, è una pizza con i grani antichi che fa Sesto Fiorentino. Questa invece è un approccio di una pizza tipo fast food, molto meno ricca e molto meno curata. Questa a sinistra invece è la mensa di Trento. Come abbiamo visto prima, Trento ha due porzioni di verdure, anche quando c'è la pizza ha due porzioni di verdura, una cotta e una cruda. Questa a destra invece è una proposta di una pizza di Bolzano per celiaci. Quindi, come dire, c'è anche in questo caso una cura estetica nell'offerta di una pizza per un bambino che ha una dieta. Questa è la mensa di Iesimi. Iesi è straordinario per quanto riguarda il pesce, quindi diciamolo subito, no, non è, come dire, una realtà comune. Loro hanno cominciato anni fa con il progetto Pappa Fish, che ha introdotto il pesce locale dell'Adriatico con un percorso di educazione e ha permesso ormai questo progetto è finito da un anno, però il pesce continua a essere fresco e elaborato nelle cucine. Questo invece è una tipologia di pesce che ci hanno fatto avere dei genitori di una mensa del nord Italia, un po' arrabbiati perché questi erano i loro bastoncini di pesce. Guardate com'è diversa la cura. Questo è un approccio industriale con una qualità della materia prima direi infima. Questa invece è una mensa a dimensione più ridotta, con una capacità di elaborare le ricette all'interno delle cucine. Un altro aspetto che definisce la qualità di un menù è la presenza e la frequenza delle carni conservate, quindi dei salumi. Questo perché in una logica industriale, se io offro un salume, ovviamente ho minori costi di personale. Quindi tante ristorazioni puntano a offrire spesso salumi, però dobbiamo fare attenzione, perché i salumi sono classificati nel gruppo 1 dall'OMS, quindi il gruppo 1 si intende sostanze sicuramente cancerogene, per cui il consumo va limitato, così come i piatti processati, di cui fanno parte anche i bastoncini di pesce, ma a volte troviamo anche il formaggio spalmabile o le crocchette. Questi tipologie di alimenti
la FAO li classifica nel gruppo 4 di prodotti che non fanno certo bene alla salute, perché sembrano delle preparazioni tradizionali, ma sono spesso carne o pesce ricomposti con enzimi, più frammenti di tendini, cartilagini, ossa, quindi non sono prodotti di qualità e soprattutto hanno spesso additivi chimici nascosti. Bisogna fare molta attenzione alla qualità del menù. Quello che noi vediamo spesso, e quest'anno è stato forse l'anno in cui abbiamo toccato più il fondo, vediamo tanti menù che hanno una dominanza di carni rosse, pochi legumi, poche verdure, tanto cibo processato e anche dei pasti che non offrono alcun potere protettivo, come pizza, prosciutto, budino. In alcuni casi ci chiediamo come le aziende sanitarie possono approvare. Non è così per fortuna ovunque, non è la maggioranza, non è sicuramente il vostro caso, però in casi estremi noi troviamo delle realtà che propongono dei passi che sono proprio al di là delle linee guida della ristorazione scolastica, ma delle raccomandazioni dell'OMS, come pasta al ragù, bocconcini di manzo e piselli, sono una sovrapposizione proteica molto significativa. Abbiamo menù che all'interno di un mese offrono soltanto un risotto con i piselli, una crema e fagioli e non hanno cereali integrali. Abbiamo mense che hanno solo cibo processato, come una mensa siciliana che ha i funny fish, i bastoncini, il prosciutto cotto e il formaggio spalmabile. Quindi bisogna saper riconoscere la qualità della mensa scolastica anche in base alla tipologia di offerta del menù dei singoli piatti. Io ormai quello che guardo in primis è la qualità del pesce. Se io vedo che ci sono crocchette, bastoncini, funny fish o tanto prosciutto cotto, so che dietro non c'è sicuramente una cucina interna, c'è un approccio industriale. Questa è un po' la slide finale della presentazione che abbiamo fatto oggi alla Camera dei Deputati, dove abbiamo messo a confronto due approcci distinti. Una mensa che nutre ed educa è quella a sinistra, è la mensa di Fano. Fano poi ho scoperto essere conosciuta un po' in tutto il mondo come la città dei bambini. C'è una politica che dura da più di 10 anni centrata sulla cura dei bambini e sulla predisposizione di una serie di servizi in tutta la città a favore dei bambini, e la mensa è un pezzo di questo tassello di politica a favore dei bambini. E questa qui a destra è la foto di una mensa che voi dovreste conoscere, che ha fatto un po' il giro dei giornali e anche dei social. Qualcuno la riconosce? No? Questa è una foto di un pasto di Siena che ha fatto abbastanza discutere. Poi guardiamo l'ultimo passaggio che volevo fare con voi è la qualità e la varietà degli ingredienti. E anche qui il confronto è utile, perché io sto analizzando molti menù della provincia di Siena e vedo che uno degli aspetti più critici è l'assenza di varietà. Cremona, invece, che è annoverata nella nostra top come uno dei migliori menù scolastici, ha ben 5 tipologie di diversi cereali, di cui 4 sono cereali integrali biologici. Siena, per esempio, ha solo 3 tipologie di cereali, poi Chianciano, Sinalunga, Rappolano, Montepulciano hanno solo 2 tipologie di cereali. Guardiamoli esattamente. A Cremona c'è la pasta, il riso, l'orzo, il farro, la polenta, il miglio. A Siena la pasta, il riso, una volta il farro. Invece queste ultime realtà hanno soprattutto pasta, riso. Perciò è importante abituare i bambini anche ad altre tipologie di alimento. Tra l'altro il miglio è uno degli alimenti che originariamente era al posto di frumento uno dei cereali più utilizzati in antichità dalle popolazioni italiane.
e adesso piano piano è stato introdotto. Tra l'altro il comune di Cento ha fatto tutto un progetto per integrare il sorgo e il miglio anche nelle mense scolastiche italiane, perché sono due cereali a basso impatto ambientale. Il loro obiettivo è quello di sostituire la coltura del mais, che consuma tantissima acqua, con il miglio e il sorgo. E hanno ingaggiato una chef per studiare e proporre delle ricette appetibili nelle mense scolastiche di Cento, ed è un progetto che ha avuto molto successo ed è stato finanziato dalla comunità europea. Poi abbiamo Sesto Fiorentino, che è questa realtà che forse conoscete anche voi, che ha una grande varietà di cereali, tra cui anche i grani antichi. Il pane fornito da Sesto Fiorentino è con i grani antichi Verna, quindi sono grani locali. Ma anche Rimini. Rimini è molto interessante, il menù scolastico di Rimini, perché fornisce anche farine e semi integrali, però all'interno di piatti che si sa piacciono ai bambini, quindi la pizza semi integrale, la piadina semi integrale. Se avete occasione, guardate il menù di Rimini, perché è molto appetibile. E poi ci sono queste realtà come Trento, Bolzano, Treviso e Mantova che ogni giorno offrono due porzioni di verdura, sia una cruda e una cotta. E anche questa è un bel approccio, perché si sa che c'è una certa ostilità, però la varietà all'interno di un unico pasto porta sicuramente ad assaggiare almeno un po' la verdura proposta. Guardiamo il pesce. Cremona è più di una volta alla settimana, e guardiamo anche le varietà. Platessa, merluzzo, totaro, halibut. A Fano c'è il pesce fresco, c'è il tortino di pesce, ci sono polpette di pesce fresco. Mentre le realtà che hanno un approccio più industriale puntano ai bastoncini, la platessa e le polpette. Ecco, molto interessante anche Rimini, Ancona per il pesce, mentre va in contrasto con Siracusa, come vi dicevo prima, Fanifiche e Bastoncini. Rimini, Ancona e le Marche, come vi dicevo prima, hanno potuto sfruttare questo progetto che ha avuto un successo straordinario, che è Pappa Fish, che ha introdotto il pesce fresco. Ed è stato registrato che prima lo scarto di pesce viaggiava intorno al 70% e si è arrivati a ridurlo al 7% di scarti. Questo grazie a un approccio integrato di percorsi di educazione, formazione dei cuochi e qualità delle materie prime. Anche qui ci dicevamo come possono essere inseriti i legumi. Ecco, una cosa interessante, per esempio Ancona ha una varietà incredibile di legumi. Un piatto, ecco, che invece noi promuoviamo spesso è il ragù di lenticchie, che se fatto molto bene i bambini consumano come se fosse una normalissima pasta al ragù e non si accorgono neanche che ci sono le lenticchie. Per cui per esempio la lasagna a base di ragù di lenticchie è un piatto che va alla grande, tra l'altro è un piatto unico. Quindi ci vuole un po' di furbizia per introdurre le lenticchie, ci vuole un po' di competenza anche da parte dei cuochi. Chiudo con questa breve video di un'intervista che è stata fatta a un servizio che è stato fatto sulla mensa scolastica di Cremona, che vi dà un po' l'idea di come può essere una mensa scolastica se dietro c'è una regia e un lavoro di squadra, ma soprattutto un percorso culturale, come vi anticipavo prima, perché a Cremona hanno iniziato nel 2007 con un corso di formazione, di educazione alimentare, di cuochi e degli insegnanti, e da lì è partito tutto. Vediamo se riesco a farlo partire, perché è online questo. Sistema.
Allora, forse proverei a ripremere play dal coso YouTube a sinistra. Tutta la freccia. Non si è sentito? No, non, qui non parte nulla. Ah, non si vede? No, si vede uno schermo fermo, immagine. Io lo sto vedendo. Ah, no. Forse non si vede? No, io vedo un fermo immagine. No, proprio sulla freccia sotto. Uno lo vede? Io no. No, è fermo. No, non è fermo. Neanch'io. Allora, niente. Nemmeno io lo vedo. No, perché ho messo un link su YouTube, ma probabilmente non accede il sistema direttamente su YouTube, quindi avrei dovuto scaricarlo. No, no, ma in realtà ci può accedere. In realtà lo puoi fare. Il link così ce lo vediamo. Anche vediamo un po' se riesco a girare. Magari non sulla parola play, proprio sulla freccia che c'è sotto la parola play. Prova lì. Questa? No, in basso. Basso, a sinistra. Io questa ho play. Io non la vedo dove hai tu il cursore, io la vedo più in basso. Sì, dove c'è il triangolino. Il triangolino, io qua sto facendo partire, ma voi non lo vedete qua? No. Provo a metterlo così lo vedete, no? Così non lo vedete, vero? Provo un attimo a interrompere la condivisione, per favore. A interrompere la condivisione. Ok, tu questo link di YouTube l'hai aperto su quale browser di ricerca? Drive, quello di Google, Chrome. Ok, su Chrome. Ok, allora vai a condividere. Giro il link. Vuoi che ti giro il link? Sì. Metto il link. Faccio io. Lo fai vedere tu? Ci sarà la pubblicità. Un attimo. Magari poi a un certo punto ti dico di fermarlo perché sì, va bene. Interessa fino a un certo punto. Tanto che ci sarà la pubblicità, Ha soli 15 mesi è malnutrito e lotta per sopravvivere. Parlano poco. Non fermate di vederlo? Sì, sì, io lo vedo. Ok, allora spengo il microfono. Cibi sani e cuochi competenti sono alcuni dei motivi che hanno portato per il secondo anno Cremona ad essere la migliore mensa d'Italia. Noi siamo alla scuola di infanzia Martini e andiamo a vedere che cosa cucinano. Oggi per i bambini abbiamo cucinato come antipasto la verdura che abbiamo prima, è mele e insalata verde. Mentre invece oggi c'è il piatto unico e abbiamo la lasagna, il menù vegetale che è fatta con lenticchie, miglio, verdure miste e latte di soia. Sembrano dei piatti gourmet, ho notato tanta frutta, verdura, prodotti del territorio, ma ogni volta in ogni pasto c'è una fonte proteica. Quindi... Esatto, sì. Naturalmente non mischiamo mai le proteine, come ad esempio oggi nel menù normale c'è la fonte di proteine data dalle lenticchie che è un legume. Per quante ore cucinate? Parecchio, perché alle 7 della mattina siamo già in cucina a cucinare e andiamo avanti fino alle ore del primo pomeriggio. E fate tutto voi? Tutto noi. Quali sono i motivi che hanno portato questo servizio mensa ad avere il primato per la seconda volta? Abbiamo aumentato un po' la presenza di pesce e ridotto un pochino la presenza di carne rosse, come tutte le linee guida dicono, e soprattutto l'introduzione di piatti a base di legumi, non solo riso, non solo mais, ma anche introdurre i cereali antichi, il farro, l'orzo, il miglio, che è un cereale dal punto di vista nutrizionale perfetto e che piace molto ai bambini. Questo poi aumentare tanti
potessimo puntare tantissimo sul consumo di verdure, tanto da non farle diventare un contorno e basta, ma farlo diventare un piatto principale. I bambini riescono a mangiare le verdure se glielo si insegna, è un pregiudizio quello che i bambini non mangiano l'insalata, non gli piace l'insalata. 60% dei prodotti è anche biologico. Sì, la metà del pasto è bio, qualche prodotto del territorio senz'altro, e cerchiamo nel limite del possibile anche di, con questo menù, essere attenti anche alla sostenibilità ambientale. Conosciamo il gradimento dei genitori, ma come reagiscono i bambini a queste ricette così particolari? Loro apprezzano molto la cucina della scuola, veicolata dagli adulti che sono le educatrici e anche i cuochi e le cuoche. Spesso, per esempio, a casa ai genitori dicono che l'insalata che fa la cuoca è molto più buona di quella che fai tu. Portano le ricette della scuola a casa. Sì, i bambini fanno questo. O almeno le chiedono. Sì, sì, chiedono e comunque apprezzano molto. Ti farò vedere come eliminare facilmente i graffi in 2 minuti. Grazie. Ecco, questo è un po' il modello della mensa top, quindi questo per farvi venire un po' di invidia, perché immagino che nessuno di voi abbia una situazione del genere, però il fatto di sapere che esiste una mensa di questo tipo può essere di stimolo, è anche un po' frustrante, devo dire, le due cose. Però a me interessa molto farvi passare un po' l'idea che tutto comincia da un percorso di conoscenza. Senza un percorso di conoscenza, di consapevolezza del fatto che la mensa non per forza deve essere mediocre, ma la mensa può essere veramente una buona mensa, più buona di quello che uno mangia a casa. E se noi partiamo da questa idea, da questa prospettiva e ci lavoriamo in maniera coordinata, insieme ai genitori, insieme al comune, insieme alle aziende sanitarie, insieme al fornitore, secondo me si possono ottenere risultati. Non tutto subito, perché ciascuno di noi deve fare quel percorso di conoscenza che io personalmente ho fatto, perché io ammetto la mia ignoranza, ero una persona molto ignorante sul piano alimentare. Poi abbiamo coinvolto il professore Franco Berrino, abbiamo coinvolto Anna Villarini, ciascuno di noi come commissari mensa ha fatto un percorso di conoscenza e ha capito che quello che mangiavamo a casa e a scuola era sbagliato. Abbiamo anche rischiato del divorzio, perché dopo che uno ascolta parlare Berrino comincia a mettere l'alga kombu degli alimenti che assolutamente non fanno parte della nostra cultura, quindi bisogna saper mediare fra cosa dicono i guru di un'alimentazione un po' estrema con quella che in realtà è la nostra abitudine, trovare un equilibrio, però andare nella direzione del cibo, quello vero, quello semplice, quello che però è anche sostenibile. Una slide che avevo preparato che mi piace farvi vedere, se anche solo come chiusura, che a me mi ha colpito molto nel mio percorso di crescita. Non è qua. Per capire qual è il nesso fra quello che mangiamo e la sostenibilità, è questa slide qua. La vedete? La vedete? Sì. Sì. Ecco, questa è una slide che fa parte di una conferenza che tiene spesso il professor Dinelli, che è un professore di agraria, esperto di biologico e di grani antichi. È quello che ha fatto questo progetto per il comune di Cento per l'inserimento del miglio e del sorgo. Il progetto si chiama Great Life. Noi vediamo la copertina, l'immagine arancione. È un'immagine arancione con l'Emilia Romagna. No, io vedo l'immagine arancione con la bambina con l'arancia sugli occhi, proprio la copertina. Ah, scusami, allora devo sganciarmi da questa. Condivido schermo. Ecco. Questa la vedete adesso? Sì. Ecco.
Questo è l'esempio dell'Emilia Romagna, che dimostra come sia critico e già attivo il processo di desertificazione della regione. La sostanza organica ormai è sotto il 2%, e questo è il limite che definisce la desertificazione. Noi pensiamo alla desertificazione e ci viene più facile accettare quella della Sicilia. In realtà la desertificazione dipende anche molto dall'uso di sostanze come il glifosato, tutti gli additivi chimici che si usano in agricoltura, che hanno deprivato il terreno di sostanze organiche. Quello che a me mi ha fatto notare è che, per esempio, nell'area di Parma c'è ancora del verde, e questo grazie al fatto che c'è il disciplinare del Parmigiano Reggiano. E lì mi si è accesa una luce nella mia semplicità. Ho detto, caspita, io mangio il Parmigiano Reggiano perché so che non ha additivi chimici, so che è più sano rispetto al grana padano, ma nello stesso tempo io faccio del bene anche al terreno. No? Questo per dirvi che cosa? Per dirvi che ciascuno di noi poi fa un percorso di conoscenza che dipende dagli incontri che fa, dalle esperienze che fa a scuola, a casa, dalle opportunità che ha di formazione. Io spero che questa sia un'opportunità anche per voi. Spero che sia chiaro che quello che mangiamo a scuola, come quello che mangiamo a casa, ha un effetto sulla nostra salute, sulla nostra prospettiva di vita, ma anche sull'impatto che questo ha sul pianeta. Quindi poter anche sollecitare il comune, i fornitori, affinché prediligano e quantomeno adempino a quelle che sono le indicazioni normative dei prodotti biologici, questo fa bene sia alla salute dei bambini, ma anche alla salute del territorio. Quello di privilegiare i prodotti locali, anche questo è qualcosa che fa bene al territorio e fa bene anche alla sostenibilità. Evitare la plastica e anche in questo senso adempiere alle indicazioni dei CAM. Questo è un percorso di conoscenza, sapere che cosa dice la legge e chiedere che si adempia in questo senso può sicuramente migliorare la qualità del servizio e la qualità delle materie prime. Ci sarebbero tante altre cose da dire, però volevo lasciare un po' anche la parola a voi se avete domande da farmi o da fare anche rispetto a quello che ha detto Federica. Allora, la mia perplessità, mi sente? Sì, sì. La mia perplessità riguardo anche l'ultima mensa che ci ha fatto vedere, no? Che era una mensa comunque interna. E allora, io ho lavorato anche all'asilo nido. All'asilo nido si mangia benissimo perché c'è la cucina interna, una meraviglia. Io sono responsabile della scuola, della mensa per quanto riguarda la scuola primaria Peruzzi, e quel vassoio che avete fatto vedere veniva proprio da lì, quello bruttissimo. E cioè, ci tengo molto con la mia collega, ci teniamo molto a tutto quello che lei dice, però la cucina centralizzata non è come quelle che ci ha fatto vedere lei, e la mia paura è che si possa sicuramente migliorare. Sono stata giusto la settimana scorsa alla riunione con l'assessore e con quelli della mensa. Mi sembra una battaglia persa. Forse ci eravamo già conosciute noi durante 2 anni fa per School Food. Noi abbiamo fatto una battaglia con il Tanganelli, che era responsabile della mensa di Siena. Adesso è stato sostituito con un altro e sembra di buona volontà, ma ci sono tanti ma. Non lo so se lei ci può dare un po' di speranza, perché loro continuano a dire che tutto quello che noi, per sentito dire, diciamo, delle mense virtuose, loro dicono che non è possibile perché la mensa centralizzata. Daniela, aiutami se dico qualcosa di sbagliato, la mia collega non la vedo. Non so sì, se ci lei... sono, ci sono. Eccola. E quindi non lo so, perché quello che ci fa vedere lei è una meraviglia, però sono tutte mense con la cucina, con dei cuochi meravigliosi, che però cucinano, ecco,
per poche persone, invece la nostra, sono 3500 pasti, sbaglio Dani, o di più? Sono queste, ma il problema principale per noi è come convincere le persone che si occupano della mensa centrale che tutto ciò è fattibile anche per 3500 pasti, perché alla fine il problema principale della nostra mensa sono proprio i cibi processati. Loro probabilmente hanno molto più semplicità ad acquistare chilometri di pizza congelata che poi mentre arriva dalla mensa alla scuola si scongela da sola, anziché avere dei cuochi che la preparino. E questo passaggio noi ce l'abbiamo bene in testa, il problema è convincere comune e mensa a fare questo passaggio, perché nel momento in cui noi parliamo di frutta biologica, di prodotti a chilometri zero, eccetera, loro mi dicono che nessuno risponde alle loro gare perché non hanno la capacità produttiva, per esempio, dei prodotti biologici per far fronte alle loro richieste. Non è possibile. Noi abbiamo fatto un anno di succhi di frutta, non abbiamo avuto frutta a scuola per un anno e quest'anno hanno garantito che ci sarà, però è veramente, cioè noi chiediamo veramente il minimo sindacale e non riusciamo ad avere nemmeno quello. Posso rispondere? Grazie. Allora, io vi capisco benissimo perché io ero nella vostra situazione 10 anni fa. E ci dicevano le stesse identiche cose. Poi abbiamo cominciato a leggere le norme e a capire che quello che ci dicevano era falso. Io so che un avvocato che sta guardando, sta elaborando i vostri documenti di gara, sta dicendo che non è possibile chiedere prodotti locali. Questo avvocato non conosce i CAM, che sono un decreto che c'è dal 2011, non è possibile che non li conosca. Quindi c'è un problema di fondo di competenza. Il Piacenza è dal 2002 che ha prodotti locali. Non bisogna scrivere prodotti regionali, questo sì, bisogna scrivere nelle gare che si dà un punteggio superiore ai prodotti entro un certo numero di chilometri. Ma questo lo fanno tutti, tutti lo sanno che è così, anche nelle Marche si mangiano prodotti regionali, ma senza scrivere regionali, si scrive prodotti a chilometro zero o prodotti definendo qual è il range di chilometro che si vuole privilegiare. Il problema è la conoscenza e la consapevolezza, se c'è, è tutto un problema politico. Se non c'è consapevolezza e volontà politica non si va da nessuna parte. Sul piano organizzativo, anch'io pensavo, fino a poco tempo fa, che solo le mense con le cucine interne potessero essere le mense virtuose. Poi ho conosciuto la mensa di Sesto Fiorentino, che fa 8500 pasti ed è una mensa industriale. Ho detto, oibò, stai a vedere che anche le cucine industriali possono cucinare. E se voi andate a vedere i piatti di Sesto Fiorentino, c'è la ribollita, cioè ci sono piatti della tradizione locale, c'è il pesce di Orbetello, ci sono tutti, la maggior parte delle materie prime sono locali, ma soprattutto hanno avuto la capacità di chiedere ai produttori locali di convertirsi alla produzione di prodotti sostenibili. Quindi chi prima produceva frumento convenzionale adesso produce frumento biologico. C'è chi si è messo a produrre grani antichi che non hanno bisogno di prodotti chimici, quindi è una cultura sostenibile. C'è chi si è messo a produrre miglio, perché hanno inserito il miglio nel menù, quindi hanno avuto la capacità di coinvolgere una comunità di produttori e di convertirli intorno a colture sostenibili, che hanno inserito nel menù scolastico. Ma perché è successo questo? Perché è cambiato il direttore e l'amministratore, sono cambiate le teste, è stato fatto un percorso di conoscenza e anche un percorso sindacale, perché i nuovi assunti sono stati equiparati ai vecchi assunti, quindi si è creato un clima favorevole
anche a lavorare di più, perché a Sesto Fiorentino le frittate le fanno con le uova fresche, non è che le fanno con le uova, con il brick dell'uovo pastorizzato, quindi ogni volta che c'è la frittata rompono 14.000 uova fresche, biologiche, perché i CAM prevedono che le uova devono essere biologiche al 100%. Quindi se ciascuno di voi insegnanti, genitori, sapesse che cosa richiedono i CAM, voi prendereste il vostro menu e dovreste dire: non è in linea, cioè la legge dice una cosa ma l'offerta è un'altra, ma non lo sanno neanche gli amministratori. Quindi il primo percorso da fare è un percorso di conoscenza, studiarsi i criteri ambientali minimi, vedere che cosa richiedono e vedere se il proprio menu è allineato. Fare squadra fra insegnanti, voi siete l'anello più prezioso di tutta la catena, perché voi vedete come funziona la mensa, avete quanti scarti, dovete creare alleanze con i genitori, che devono avere anche loro un percorso di formazione, perché tanti genitori se la sbrigano con due bastoncini, una fetta di prosciutto e via, quella è la cena. E anche lì bisognerebbe creare un'alleanza scuola e famiglia. A Fano, per esempio, creano dei corsi di cucina per i genitori, per fare in modo che quel piatto lì, che sanno essere un po' ostile, sia cucinato anche a casa. Quindi creano questa alleanza. Ma sono tutte cose possibili, certo non da subito, però il problema è a monte. Il problema è la conoscenza e la volontà politica. C'è la volontà. Lei aveva avuto delle riunioni, no? Con l'ASP di Siena o con la mensa? L'avevo avuto quando Tanganelli era nell'ASP, ma adesso non c'è più. E quindi non c'è, ma poi Siena... Mi sembra di capire che Siena non partecipa a quel progetto sostenibilmente. No, non partecipa. Ecco. Sì. Però 3.500 pasti è poco, eh? Veramente non è quello il problema della dimensione. Cioè bisognerebbe avere un modello organizzativo un po' diverso, magari anche dei terminali all'interno delle scuole, che vuol dire delle piccole cucine dove magari si preparano i primi piatti e lasciare le cucine centrali fare magari il ragù di lenticchie o le lasagne o i secondi piatti, cioè si può cambiare. Lo sta facendo Firenze, che ha 20.000 pasti, lo sta facendo alleandosi con Qualità e Servizi, che è questa azienda municipalizzata di Sesto Fiorentino, quindi c'è stata una volontà politica molto chiara da parte di Firenze. Guarda caso, fra 2 anni a Firenze ci saranno le elezioni comunali, perché avere un consenso da parte delle famiglie è importante, e il consenso passa anche dalla mensa. Questo secondo me è un elemento su cui voi poteste giocare molto, il consenso. Vi faccio un esempio, a Bologna nel 2015-2016 I genitori di Bologna sono una roba incredibile, sono organizzati in una rete fittissima, coordinati in maniera egregia, hanno organizzato 2 scioperi, perché nel 2015 la mensa di Bologna era la mensa industriale per eccellenza, con soli 3 centri cucina e costava 6 euro. Hanno fatto 2 scioperi con una partecipazione bulgara, 90%, 2 scioperi del pasto, per cui il sindaco è entrato subito in gioco, ha cominciato a negoziare con i genitori, è stata fatta una nuova gara e le linee guida di questa gara le hanno scritte i genitori. Sono riusciti ad abbassare il costo del pasto da 6 euro a 5,20, gli utili vengono reinvestiti, hanno eliminato tutta la plastica, hanno inserito la ceramica, hanno inserito l'80% del biologico e questa cosa qui il comune dovrebbe ancora ringraziarli, i genitori, perché grazie a questo fatto hanno ottenuto almeno 6 milioni di euro di finanziamento dal ministero quando ha fatto il bando per le mense certificate bio, e c'era soltanto Bologna, quindi tutto il budget di quel bando di finanziamento se l'è preso quasi Bologna. E loro continuano a essere molto vigili sul servizio e anche propositivi.
quindi non sono soltanto organo di controllo, ma sono anche organo consultivo. Ma tutto è partito da una contestazione molto forte. In alcuni casi non c'è bisogno di arrivare a una contestazione forte, in alcuni casi Perugia è arrivata invece a una contestazione legale, ha fatto un ricorso al TAR nei confronti del comune, lì il sindaco si è spaventato, è entrato in gioco e ha coinvolto i genitori che sono parte attiva, non sono soltanto dei meri commissari mensa, loro decidono e scelgono i fornitori. Quindi in alcuni casi bisogna arrivare forse a creare una discussione un pochino più accesa, ma soprattutto a contestare delle risposte che non sono veritiere, perché quando ti dicono che non ci sono sufficienti fornitori per il biologico, non è vero, perché si tratta di formulare le gare in una maniera diversa, non cercare un unico fornitore per le mense, per le mele biologiche, ma fare in modo che ci sia un consorzio di produttori di prodotti biologici che si metta insieme e possa essere quello l'interlocutore. Quindi questo è, cioè anche Milano ha 65.000 pasti eppure il biologico ce l'ha. E non è che non ci sono fornitori, bisogna saper articolare le gare in maniera tale da consentire l'aggregazione di più produttori che abbiano la stessa tipologia di prodotto, ma si fa. Però, ecco, ripeto, la mensa è una scelta politica. Se non c'è la volontà politica è difficile che si... Noi siamo molto agguerriti da questo punto di vista e speriamo di riuscirla a spuntare, però obiettivamente dopo 2 o 3 anni che continuiamo a cercare il modo per far breccia nell'amministrazione, siamo un po'... avviliti, perché sembra che la situazione sia molto critica e quest'anno dicono di non aver avuto neanche la risposta ad alcune gare, insomma quando l'amministrazione ci dà delle risposte lapidarie che non lasciano spazio alla trattativa, al buon senso, non lo so nemmeno come definirlo, è veramente un po' difficile. L'unica cosa che io vedo è proprio lo sciopero scolastico, cioè non riesco a trovare un'altra possibilità per dialogare. Abbiamo chiesto di mettersi in contatto con Qualità e Servizi per capire loro come hanno fatto. Lì per lì dicono sì sì, lo faremo, sì sì, ci possiamo provare, sì sì. Il problema è che nel momento in cui la dietista fa il menù, la dietista dà delle indicazioni che poi vengono lette, appunto, la quota di carne, la quota di proteine, proprio come ingredienti, cioè no, non come ingredienti, come un'analisi chimica, non come un'analisi di qualità, insomma. Ho bisogno del tanto per cento di proteine, del tanto per cento di carboidrati, del tanto per cento di grassi, punto. E come ce li metto, tanto vale fare una bella compressa tipo quelle che danno ai... Anzi no, nemmeno, perché adesso gli astronauti hanno dei pasti luculliani, quindi... Nemmeno quello posso più fare come esempio, però siamo veramente un po' avviliti da questo punto di vista. Mi fa piacere che i genitori si stanno rendendo conto di questa situazione, quindi probabilmente insieme ai genitori riusciamo ad ottenere qualcosa, ma per 2 o 3 anni abbiamo viaggiato come scuola, ma senza avere un interlocutore, perché il problema è proprio quello, che non riusciamo ad avere degli interlocutori. E si rimbalzano le responsabilità, non è colpa mia, è colpa della gara, non hanno risposto alla gara, non è colpa mia, è colpa del Covid che non ci permette di fare determinate cose. L'anno scorso ci hanno venduto come colpa del Covid un menù di tutto l'anno veramente inguardabile. Noi abbiamo mangiato prosciutto cotto, pizza scongelata e succhi di frutta per tutto l'anno. Poi io dico noi, ma in realtà sono i bambini che hanno mangiato, perché noi adulti non facciamo 5 pasti a scuola, e anche se ci fosse quell'uno o 2 pasti che non trovano il nostro consenso, pazienza, insomma, ma i bambini fanno 5 pasti a scuola e veramente per loro, secondo me, è stato un anno
terribile quello scorso, peggiore di tutti gli altri, e ce l'hanno venduto così per colpa del Covid. La frutta non si poteva servire nelle scuole per colpa del Covid, e l'insalata, la verdura, anche quando ci forniscono il legume, sono ceci in scatola, lenticchie in scatola, non è un prodotto appetibile, è un prodotto, non lo so, è una scatoletta aperta e messa lì. Io, cioè, se volessi fare la stessa cosa andando in un supermercato, comprando scatolette e affettati, io sarei in grado di fare una mensa scolastica senza aver bisogno di una cucina, perché la nostra mensa scolastica funziona così: pasta in bianco, affettati e scatolette aperte, che può essere tonno, può essere ceci, può essere quello. Io ho anche perfino il dubbio che abbiano una cucina, perché se ce l'hanno, ce l'hanno per cucinare la pasta, non so cos'altro, e per quella SpongeBob, quella che chiamano SpongeBob gli alunni, la frittatina di spugna. Però non riesco a capire come sia possibile non riuscire a smuoverci da questa realtà, ed è avvilente. Poi noi facciamo i progetti con i ragazzi, che fra l'altro, guardate, io vi devo fare i complimenti, perché stamattina sia il tuo intervento, sia l'intervento della Federica, sono stati molto carini e pieni di spunti per noi, davvero una bella cosa, e lo faremo, perché lo faremo comunque. Però è avvilente sapere che tutto questo frana, perché poi alla fine, quando arriva il momento della mensa, noi dobbiamo proporre e convincere i bambini a mangiare queste cose immonde. Sì, questo è il grosso limite dei percorsi di educazione, perché educazione e qualità devono andare di pari passo, perché sennò non si è credibili nel proporre di mangiare il cibo che poi è immangiabile. Certo, quindi, è proprio quello, la mancanza di credibilità. È quello poi con cui dobbiamo fare i conti, che non siamo credibili. Capisco benissimo, perché ci sono passata, però essendoci passata io posso dire che c'è speranza. Devono cambiare un po' di cose, devono cambiare un po' di teste, ma noi non siamo un modello a Milano, per carità, però abbiamo mangiato una realtà infame e adesso siamo una realtà sufficiente. Già questo è una piccola conquista. Il fatto di avere, secondo me, Sesto Fiorentino e Qualità Servizi è un grosso stimolo. Voi avete questo grosso valore di avere un termine di confronto che dimostra che non 3.500 ma 8.500 pasti possono essere di qualità. E quindi se lo fa Qualità e Servizi lo può fare benissimo anche Siena. Quello, secondo me, che dovreste fare è consultare, cioè trovare fra i genitori o fra gli insegnanti, tra i genitori anche degli avvocati, che sappiano contestare dal punto di vista legale tutto quello che viene detto, perché se una gara, no, se non si partecipa a una gara, forse perché è stata scritta male, è veramente strano che non si partecipi a una gara, forse sono state messe dei filtri che hanno vincolato la partecipazione di molti produttori locali. A volte succede che magari si mettono 3-4, si richiedono 3-4 certificazioni e i fornitori piccoli non si mettono a crearsi delle certificazioni, perché sono un costo, una certificazione può costare 3-4 mila euro, e allora che senso ha partecipare se devo assumermi questi costi? Quindi a monte c'è un problema nell'elaborazione delle gare, nella formulazione delle gare, e non c'è la volontà di farle delle gare come quelle che fanno le altre realtà che hanno prodotti locali, che hanno biologico, ed è tutto fattibile. Sì, anche da questo punto di vista, per esempio, noi potremmo chiedere la gara, cioè divisione, quelle dovrebbero essere atti pubblici, quindi vedere come è stata fatta la gara. Fare per una accesso agli atti, costituirvi magari come associazione, come hanno fatto a Perugia. A Perugia si sono costituiti come associazione, il presidente di questa associazione era un avvocato, Alessandra Bircolotti, che tra l'altro è della nostra associazione Food Inside, e quindi lei conosce bene queste dinamiche. E,
E poi, quando hanno visto che certe cose non andavano nella direzione giusta, è stato fatto un ricorso al TAR perché hanno fatto un processo che hanno vinto, per cui le cose sono rientrate in una modalità come doveva essere. Penso, scusate se mi intrometto, penso che sia sufficiente costituirsi come comitato inizialmente, che è più semplice formalmente del costituirsi come associazione, come primo passo. Come comitato però non c'è una ragione sociale. Sì, però per un accesso agli atti, per fare i primi passi, penso che un comitato sia sufficiente, ecco. Si può cominciare da lì, certo. Sì, sì, però importante secondo me è fare squadra e avere la competenza per poter contestare quelle inesattezze che vengono date come risposta. E farsi forza del fatto che c'è una regolamentazione che ormai tutti adempiono, che vi deve tutelare. Ecco, volevo anche aggiungere una cosa che l'insegnante che ha parlato diceva, cioè ci dispiace soprattutto per i bambini, noi non mangiamo lì tutti i giorni, no? Non per deprimere ulteriormente, però i bambini mangiano di 5 anni. Un insegnante mangia così per 20 anni o per 30 anni, quindi anche se non ci mangia tutti i giorni, è una cosa che riguarda in prima persona la salute dell'insegnante. Ecco, non sottovaluterei questo elemento. Sì, hai perfettamente ragione. Diciamo che l'aspetto più critico per i bambini è che loro sono in una fase della vita in cui costruiscono il loro sistema immunitario. Quindi quei 15-20 anni di vita sono determinanti per il loro futuro. E poi secondo me loro costruiscono anche il loro rapporto con il cibo. Io quando avevo la loro età mangiavo a casa, non mangiavo a mensa. Io sono datata come insegnante. Alla loro età io mangiavo a casa e avevo una serie di proposte alimentari che questi bambini non hanno. Anche il momento della cena a casa con i genitori si risolve molto spesso velocemente, quindi non credo che siano più fortunati loro rispetto al costruirsi delle abitudini alimentari. Io ho avuto per esempio una sensazione stranissima delle persone che vengono dagli Stati Uniti, che mi hanno fatto notare come negli Stati Uniti non esiste più il momento del pranzo e della cena, si mangia in maniera informale sul divano davanti alla televisione oppure ognuno nella propria stanza, non esiste il momento. Ora ovviamente dire che non esiste è sbagliato perché io riporto la realtà che mi è stata riportata, quindi non è un generalizzare è sempre sbagliato, però non vorrei che andassimo in quella direzione perché il momento della mensa è un momento abbastanza spersonalizzante, diciamo, il rapporto con il cibo è un rapporto individuale del bambino, non è il momento conviviale che si può vivere in famiglia. Se a questo si aggiunge una qualità scarsa e la voglia di sbarazzarsi il prima possibile di quel vassoietto triste, probabilmente effettivamente stiamo perdendo il momento sociale del pasto e dell'educazione alimentare, quindi proprio educazione alle abitudini alimentari, più alfabetizzazione come dicevi tu prima. Guarda, se posso... Io mi sento di confermare esattamente quello che tu dici. Allora, la questione del sedersi a tavola è una cosa che si fa poco anche in Nord Europa. Si fa poco in Germania, si fa poco anche in Nord Europa. E non ci sono, cioè spesso non ci sono orari dei pasti fissi, e ognuno mangia un po' quando ha fame, quindi questo sì. Quello che vedo io con l'esperienza dei laboratori delle scuole è che se tu consideri che il proprio rapporto col cibo è una cosa che si evolve, va educata, no? Allora facciamo l'esempio banale dell'educazione artistica. Se io ti faccio vedere solo i pupazzetti dei fumetti,
tu a 30 anni troverai ancora bello solo il pupazzetto del fumetto, no? Mentre se fai un percorso di educazione artistica poi capisci Giotto, capisci l'arte moderna, eccetera, eccetera. Quello che io vedo sono bambini che, non so, a 10 anni mangiano ancora come mangiavano 4 o 5, con gli stessi gusti, con la stessa predilezione per i cibi cremosi e croccanti, che non tollerano l'acido, che non tollerano l'amaro, che non tollerano consistenze particolari, eccetera, eccetera. Quindi non fanno un percorso, il loro palato non cresce così come invece magari cresce il linguaggio, cresce il corpo, crescono altre cose. Quindi quello che tu dici è estremamente vero, perché lo vedo concretamente proprio, che non conoscono tutti i linguaggi del cibo e non ci si sono abituati, quindi dal punto di vista sensoriale, dal punto di vista della conoscenza degli alimenti. Quindi diciamo che, non so, mi viene un esempio che se vogliamo ha poco a che vedere col cibo, no? Una volta le donne partorivano in casa e c'erano tutta una serie di conoscenze, di competenze sul corpo, sull'allevamento dei bambini, eccetera. Quando a un certo punto si è delegato tutto alla medicina, all'ospedale, eccetera, si sono perse tutta una serie di competenze. Adesso la madre va dal pediatro, va dal ginecologo sentendosi uno zero totale, sentendosi totalmente incompetente. Poi si fa un lavoro di recupero delle competenze, delle conoscenze, e la madre impara a capire che un po' deve anche fidarsi del proprio istinto, delle proprie idee, delle proprie competenze, del passaparola fra sorelle, fra amiche, eccetera, e mettere insieme medicina e esperienza e competenza. Ecco, quindi stiamo attenti a non delegare totalmente la cultura del cibo all'industria, perché questo è un autogol che non ci possiamo permettere, ecco, perché meno noi sappiamo, meno siamo competenti, meno abbiamo cultura del cibo, meno possiamo scegliere, più ci consegniamo a un mondo che non fa bene alla persona e non fa bene al pianeta. Ecco, quindi è vero, la tendenza è quella di impoverire culturalmente, no? L'abbiamo già fatto, insomma, quanti genitori dicono che non hanno tempo per cucinare, no? Però magari hanno tempo, che ne so, per andare in palestra. Senza nulla togliere l'importanza dell'attività fisica o della palestra, no? Ma noi abbiamo tempo per quello che consideriamo importante. Quindi se la madre quando cucina si sente una povera sguattera invece di sentirsi quella che sta facendo una cosa fondamentale per la salute della famiglia, ecco, questo cambia il tempo che è disposta a dedicare a questa attività. Quindi se noi releghiamo il cibo a un pasto sgradevole da mangiare, dobbiamo mangiare più in fretta possibile perché tanto una seccatura, tanto la mensa fa schifo e poi possiamo andare a correre fuori a giocare finalmente, il cibo ha completamente perso tutti i suoi valori intorno e quindi avremo bisogno di un cane che si morde la coda, lo faremo sempre più in fretta, sempre più malvolentieri. Quindi è una questione di valori, di che importanza diamo a questa cosa. Non è una questione di tempo, non è una questione di soldi, ecco. Ma se noi come scuola, interclasse, ora poi si vedrà, volessimo organizzare un corso di formazione per i genitori con voi, potrebbe essere fattibile? E come? Claudia? Un corso per condividere queste informazioni che voi ci avete dato come docenti, condividerle con loro, con i genitori, perché appunto probabilmente anche nei confronti della mensa scolastica dovrebbe passare tutto attraverso la condivisione di uno stesso obiettivo. Sì, sì, sicuramente la formazione e la consapevolezza sono i passaggi da fare per creare una squadra che sia nella quale siano coinvolti anche le famiglie, per fare massa critica. Su questo possiamo magari parlarne, magari anche con la Fondazione MPS, vediamo come possiamo ragionare. Io so che a Siena è stato creato un osservatorio sulle mense, se non sbaglio, quello potrebbe essere già un primo interlocutore, sì, sì, attraverso il quale poter fare questa attività.
Poi se l'osservatorio si muove utilizzando anche poi le foto che arriveranno dalla mensa attraverso gli insegnanti o gli addetti, secondo me anche giocare sulla reputazione passa anche da quel tipo di immagine, perché quella foto che vi ho fatto vedere io e poi è arrivata anche nei giornali e intorno a quella foto lì poi si è cominciato a discutere. Quindi a volte vale più una foto di un piatto venuto male o di un piatto che generalmente viene offerto e non dovrebbe essere offerto, di tutte le parole che possono stare dietro a quel piatto. Creare consapevolezza, fare squadra e avere un interlocutore che vi possa guidare, che possa essere magari un avvocato competente a contrastare quelle che sono le risposte che non sono magari risposte corrette dal punto di vista legale. Mettere insieme tutti questi tasselli, secondo me, potrebbe essere un primo passo per, non per arrivare alla soluzione, però intanto a richiedere legittimamente un cambiamento, anche a fronte di quello che sta facendo Firenze, quello che fa Sesto Fiorentino, quindi tutti stanno andando nella direzione della sostenibilità e della salute e se lo vogliono anche i genitori, il comune rappresentante dei propri cittadini dovrebbe essere una conseguenza naturale. Quindi io direi, noi vi lasciamo magari i nostri riferimenti, ce li avevo nell'ultima. Io volevo solo aggiungere una cosa a questo discorso delle varie, appunto, delle cose che si possono fare, no? Che certo bisogna lavorare insieme, bisogna mettersi d'accordo e tutto questo, scusate, avevo la telecamera spenta. Detto ciò, ci sono tanti esempi, tanti modelli di singoli insegnanti che prima ancora di avere dalla loro parte l'istituzione scolastica e tutto quanto, sono riusciti anche da soli già a fare dei passi importanti, no? Quell'immagine che faceva vedere Claudia Paltrinieri dei bambini che pesavano lo scarto, è un'iniziativa di un singolo insegnante che anche in conflitto con la dirigenza scolastica ha avviato questo percorso che ha portato all'inizio i bambini a pesare lo scarto, a prendere coscienza e ad attivare poi una collaborazione con la Caritas locale, per cui tutto quello che restava avanzo, quindi non scarto ma avanzo nei vassoi, veniva poi portato alla mensa dei poveri, per dire. Quindi è vero che bisogna fare rete, è vero che bisogna essere in tanti, però anche quello che si fa nella propria classe, da soli, con i propri bambini, ha un'importanza colossale, perché magari diventa un modello per altre scuole, per altri che magari non sono vicini. Quindi ecco, non sottovaluterei l'importanza di quello che ognuno singolarmente può fare. Fine del mio predicozzo.